vestita da casa oggi, oggi sono barbona. Bello vedere che sulla cam di OBS vado in una, messa in un modo e su OBS, cioè su Si OBS vede in un Media, mi sono. altro. Infatti, se faccio così vado. Yeah! Mi vedo andare da parti opposte. Devo attaccare il pad. Io intanto mostro la mia copia di Final Fantasy XIII per PlayStation 3. Bravo, così si fa. Ecco. Che però. Cazzo, l'hai te ritorna quanto costa ancora? Immagino la guida, che sicuro esiste, e No, io te ecco. lo dico. La guida di Lightning Returns ce l'ho e l'ho pagata 30 euro, cioè Ma io costa te lo quanto il dico, gioco. segui per Lightning Return ti obbligo. Anzi, facciamo una run dove io seguo la guida. E tu Come giochi per quella fa che stiamo come facendo la pe. adesso. No, 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 qua bene o male la storia può andare in un modo. O game over Sì, o ce la perché. fai. In Lightning Return puoi andare in game over. Punto. Se non stai attento, però secondo Ah già, me perché cos'è Lightning Returns? No. è a tempo. È quello con i Ma tre, con i tot letterale, eh? giorni, Ma giusto? letteralmente perché tu ogni giornata ti divisa in minuti. Veri? Tempo che scorre. E quella è la Cioè, quindi se creatura. io fallisco dovrei Devi iniziare tutto anche da stare capo. attenti. Sì. Cazzo. Hai capito perché ti ho detto sei sicuro? Sei sicuro di quello di voler fare la No, di no, della creare guida. Final Fantasy? Di Lightning Return lo Ah. facciamo. Però faremo. Però l'importante è seguire una guida. Ah, tra l'altro, Richard, è presente che ti ho condiviso il file con le sessioni, cioè con le live, tempo fa? È Tempo fa mi aggiornato fino a marzo, febbraio-marzo aspetta. 2024 adesso, su Drive. Quindi sai Condividi con. già quando non mi rompere. Ok. Allora, aspetta. È abbastanza aggiornato il file, è anche di questo ingrollo adesso, quindi. Ottobre, no, ok, settembre. Sì, ma Dio. Che vuoi? Metti un po' di contorni perché. Sì, lo so, ma l'abbiamo fatto ieri in riunione, capiamoci. Cioè, ciao Erika! Va bene. Quindi. Ah, ok, no, quelli occupati sono effettivamente quelli di quest enroll perché Sì. vedo D&D one shot, Sì, gli mentre altri poi poi. sono liberi. Poi c'è Persona, ma è Persona GDR. In concomitanza con l'uscita di Persona 5 Rise to the Sky. Cioè, Persona 5 Tattica. Tattica, esatto. E, no, vabbè, tu segnati quando volete fare quello e io poi Io ti vedo se sento riesco ad basso? incastrare. Non ho cambiato niente da prima. Che vuoi da là? Ah, ancora Ma ancora più basso. Sicuro? allora, io forse per caso non ho Guardo visto. anch'io nelle casse, ma sono sicura che siano giuste. Minchia. Ok. Avevo ragione. Ero sceso 82 a livello del microfono, porca troia. Allora, ho fatto un aggiornamento anche su Discord. Quindi se lo tieni aperto dove è live, dovrebbe arrivare una notifica a tutti che sei live. Sai la modalità streamer, tutti i cazzi. Ora Me? arriverà a Anche dalla mia. prescindere, basta che abbia il ruolo streamer, mi pare. Ci sto giocando un po' perché se ti ricordi non arriva più niente. Allora, io ti posso già dire che. Dal 26 settembre non ci sono. Anzi, no, fai dal 25, io non ci sono. Ok. Sono in fe nelle mie effettive ferie, da dire, non sono proprio in stream. Poi, in caso, settimana dopo si può recuperare. Ok. Ma ci sta, come ho fatto io che non c'ero. Non è nessun problema. No, Ma io proprio vado. Vado in Spagna, quindi tipo, proprio non ci posso essere. ma fai benissimo, Richard, nessuno ti dice nulla. No! Carichiamo la partita, vi ricordo che eravamo a capitolo 5, metà, diciamo, e oggi se va bene arriviamo al 6, tra l'altro. Ciao Erika!
Dammi giusto mezzo secondo. Non sfliccherarmi il LED, ma porca puttana, vabbè. Perché avevo Raga, io molto spesso modificato. sarò al buio oggi. Niente, è saltato proprio il LED. Perché io ho modificato delle cose della cam. E quindi pensavo di averle messe a posto tutte. Invece no, mi sono dimenticato di queste. Niente, raga, mi è morto il LED. Morto morto? Saltato? Morto, morto. E io infatti, cioè, guarda, entro in live. Aspetta. Raga, arrivo Forza, dai, dai. subito. Ok. Ritorno effettivamente. Volevamo stare. Carichiamo il salvataggio. Ah, che eravamo in questo punto fighissimo, tipo corridoio di morte e distruzione. Cioè, 18.000 fight uno dietro l'altro. Bella, senza luce, riproviamo, ma no, niente. Raga, devo usare i metodi come gli antichi. Che palle. Il fatto che sei proprio trasparente. Perché sì, perché non, no, non ho luce. Io sono al buio, in stanza. Vabbè, non puoi usare la torcetta del Ma telefono. va, aspetta. Vabbè, Bianco. minimo, almeno non ti si vede Devo trasparente. ricordare cosa feci agli alti tempi. Non sono Invece trasparente. che ora non più bene. Sono inquietante, basta. Raga, è il massimo che vi posso permettere, mi spiace. Magari si faccio così invece. Magari c'è apri immagine direttamente. Mazza, per il livello di ruolo mi chiede 330. Invece lo sei a posto, quanto meno proprio. Problema che così io leggo poco nulla, la chat. Bello. Ok, ho preso lancio con lightning. Così vi leggo. Ok. Allora, ma quant'è bella gente da far fuori. No. Lo so, Erika, lo so benissimo. Vediamo come siamo Ok, messi. no, dammi un attimo. Cioè un attimo che chiudo la tua live. O almeno la tua. Ok. Ci sta. Sennò poi mi cade l'occhio sulla chat, mi cade. Vi Allora. ricordo che una live in condivisione col buon Richard, ditemi se volumi sono alti, che le sistemiamo subito. Non E mi vuol dire ricordo. che voi qua potete scrivermi, ma non scrivete a Richard le cose. Non mi ricordo dove eravamo arrivati a salvataggio, dovevamo prendere l'ascensore o eravamo arrivati dall'ascensore e poi dobbiamo continuare il Mi discorso sa che qua. dobbiamo far fuori i nemici qua. Ok.
proprio che non mi ricordavo se avevamo. Però vedendo, solo... guardiamo la mappa nel caso. Io ho fatto. Sto facendo un fight intanto. Un fight per riprenderci la mano. Ci vuole. Post ferie, mie, ci vuole. Be ready for the next fight. A parte che sono fortissimi, però. No, ok, dobbiamo andare avanti. Avanti con inteso ascensore? No. Con inteso nemici, ok. Sì. Almeno da, sì, anche al lato tuo, da quello che vedo, sì. Vabbè, ma... ma grazie! Vedere che ricarica questo fight per un po'. No, per le sei lumachette, minchia, mi hanno dato 156 punti cristallo. Ma qua danno tanto, perché ricordi che Hope quasi sta allenando, tra l'altro. 156 punti cristallo neanche il Behemoth me le dà. Non lo so. Sciolto il bam, scusi. Sono vicino al livello del ruolo del sinergista. Ne ho. Anche io sono vicino a un livello di ruolo, però non mi ricordo di cosa, forse occultista. Ok, Lightning è vicino a Ignis. Ah, hai presente il specie di sondaggio che avevo fatto sul gruppo? Qua... quello dove chiedevo cosa sarebbe stato meglio portare. Ah, ok, sì. Poi alla fine sto arrivando praticamente che posso quasi iniziare a rientrare sia Digimon che semmai Demon Soul nella stessa settimana. Ah, hai visto. Ah, è vero, quel Lightning ha 4 ATB, ricordiamocelo. Che non è sì, ora ne ha 4. Infatti ho visto fare, le vedo fare due colpi radicali, radiali. Che poi effettivamente puoi bloccare il fatto che usino determinate abilità. In automatico? Sì. Non saprei perché. No, perché appunto se aspetta. Se una c'è un'abilità di livello più alto, comunque tipo c'è Ignis che occupa 1, Ignira che occupa 2, Igniga che occupa 3. Va in automatico in base a calcoli che fa lui. Penso ci sia qualcosa, magari. Cioè, se io posso invece dirgli, guarda, non usarmi tipo Igniga, che mi occupi tre cose, ma così mi usi due volte Ignira, se hai 4 barre a ATB. Sarebbe adatto. Non ti saprei dire. Come invece, ad esempio... per invece Final Fantasy 12. Ah, stai giocando anche il 12? Eh? Hai giocato il 12?
giusto all'inizio. Però c'è la cosa che Chet sì, li ha degli alleati. Però tu puoi effettivamente programmare l'IA degli alleati. Cioè, se tu gli dici, se i compagni sono sotto il 25%, cioè puoi decidere la percentuale di vita dei compagni, allora usa questa magia, cioè usa energia, usa energia, usa questo, ok? Oppure se il protagonista sta focussando questo nemico, allora usa magia, usa attacco. Cioè, c'è questo livello qua di personalizzazione dell'IA nel 12. Arma nuova! Però, ma lì... Io so. C'è da dire una cosa, però. Lì non hai la TB. Quindi sarebbero personaggi che altrimenti potresti comandare tu. Aspetta, perché non me lo ricordo. L'ho giocato tantissimo tempo fa per troppo poco. Perché ha una specie di barra TP, ok? Vabbè, anche il 9 aveva quella che si può definire una ATB, ma non era altro che una barra TP. 9... Perché quelle lì erano le prime barre ATB, cioè quelle lì erano considerate le prime, erano comunque a barre ATB, considerato appunto appena carica la barra puoi fare il turno. Qua stessa cosa, tu devi caricare le barre e poi puoi fare determinate azioni in base alle barre. Ma è comunque un... No, qua comunque te le deve caricare tutte. Sì. Anche se non sempre, perché io noto comunque che mi fa tipo usare un'abilità da uno anche se mi sta caricando le altre due barre. E poi infatti spreca poi il turno in base. Dipende dall'abilità, secondo me. Posso mettere la potenza magica. Allora, io c'ho anche un altro accessorio che posso dare. Stai seguendo due live? Chi stai seguendo? Me, Richard, oppure stai seguendo altra gente? Fra. Manda sì, Fra è venuto da me. L'altro io. Ah, il Gamescom. Si sta tutto. Cos'è che perdi? Ah? Perché io avendo ala vibrante, l'arma che avevamo tipo fino adesso, ottengo riserva scudo. Cioè penso che è l'arma allora che ha riserva scudo. Perché se io tolgo l'arma perdo riserva scudo. Eh sì. Però occhio di falco mi fa. Cioè mi fa guadagnare cosa? 3 di potenza magica a discapito di 10 di potenza fisica. Ok, la vibrante è a livello 2, però. Prenderai in occhio. Devo vedere gameplay. O se c'è qualche. Spero facciano qualche demo. Un po' come Rise of P, che minchia. Cioè, quello lo voglio comprare e avere la possibilità di giocarlo il prima possibile. Cioè, su YouTube. E poi in questi giorni un'occhiata ce lo diamo. Cioè, io volevo portare prima Bloodborne di Rise of P. È uguale. E no, perché poi passare da Lies of P, che è praticamente il Bloodborne che noi tutti agoniamo, cioè più che altro come... Visto il trailer, sì, ma l'avevamo visto con Richard, solo che tipo, mo stanno uscendo talmente tanti giochi che è un casino ricordarsi. Cioè, ha una memoria da pesce rosso. No, Richard, effettivamente vai a vederti cosa esce ottobre. Lo so, sai, c'è un mezzo di roba. Però io e Notria non me lo dimenticherò mai. Vabbè, ce lo riguardiamo poi, Prince. Più che altro perché mi hanno detto è un Souls, ok, è italiano, ancora meno. Che bugie di Pinocchio, sei tu. È una bella la napoletana, però cioè, più figa. Cioè, un Souls, se si va sul folklore italiano, tipo, ok. Anche se, parlandone un attimo, quando io invece ho visto l'ultimo trailer gameplay di Lord of the Fallen, io lì ho storto un attimo il naso perché stavo vedendo un qualcosa che è simile a quello che vogliono, che hanno messo su Enotria. Solo che Enotria è il trailer. Mica.
Di nuovo? Che è passato? Sì. Richard, mi sa che è caduto dal pero. Anche Bloodborne è doppiato da pero e da un signor cazzo doppiato. Che cosa? Vabbè. Bloodborne lo so che è doppiato in italiano. È prodotto da Gamma Games a Milano. Se partecipa di voi c'è la possibilità di vincere una visita in azienda. Vabbè, va bene. Sì. La visita in azienda che poi in verità c'era il giveaway che era se si raggiungeva tot membri si poteva vincere il pad, quello brindizzato. Ma non pieno. Per la gente in Italia. Però allora, quella cosa l'avevano fatta uscire dopo. E con tanto anche di oltre al pad anche la console. Ti regalavano anche una console. Per quanto riguarda la play, anche quella Justin brandizzata, se no. Grazie politica italiana. Io ho finito tutti i nemici del tunnelone qua. No, ah, mi sono un attimo fermato a parlare. Ci sta, ci sta. No, più che altro mi sono fermato a guardare quell'arma. Ah, un dispositivo PMA di base. Ricordiamoci che abbiamo anche Odino, eh? Ogni tanto. Ma non possiamo usarlo. Non usando quando lei è leader. Vabbè, quando lei è leader, ok. Allora, dovrei essere arrivato ai punti che mi servono. Ah no, era per il sinergista per vicino a livello di ruolo. Che ho fatto? Ora è di livello 2. Anch'io te l'ho detto. Quindi cosa ho ottenuto livellando il ruolo? È a livello più alto. Ok. Penso le abilità fanno più danno, Richard, cioè proprio base, terra. Ok, plus durata abilità 2 adesso invece che 1. Se vai nello status ti dice cosa. Qual è il plus del ruolo. Ok. In questo caso durata abilità, quindi i buff durano di più. Eh sì. Ok. Ora ha senso. Ah, minchia. Siamo arrivati davanti a un falsino. Ma di che? Ok, sei arrivato dove sei arrivata io, ok. Aspetto perché mi pare ci sia una cutscene adesso, quindi non è dubbio. Ammiriamo gli sfondi. Giusto perché la gente sottovaluta questo Final Fantasy. Avrà i suoi difetti, però non gli si può dire molto altro.
per chi piace la fantascienza è un bel gioco. Considerando gli anni che ha. Sì, diciamo che dovrebbe essere anche più avanti come diciamo tecnologia in confronto a... cioè dovrebbe essere quello più avanti come tecnologia. Io mo l'ho messo anche in 2K e ti dirò, i modelli sono fatti molto bene, hanno investito un fottio sui capelli, sicuro. Si potrebbe pulire ancora un po' con qualche patch? Sì, però... va benissimo così. Tanto se vediamo anche il simbolino DLC sul polsino di Hope, che se l'è pure coperto per l'appunto con la bandana. Ok, ho tutto il bemo. Ok. So che non ho dato... cioè fatto salire coso, ma non, infatti non ho fatto salire Lightning. Qua è ancora una porta, dobbiamo passare oltre. Sì. Pensavo proprio fosse questo per un attimo il falsì, per come era messo. No, no. Quindi in due contro un falsì. Ma Lightning è fortissimo. I wonder how the others are doing. Saz and Vanille? No. Who knows? Even if they got away, they'll get caught eventually. Insomma, Lightning è molto positiva sul fatto dei suoi amici. Resist or surrender. Se ne frega molto. Surrender. Do you think he's still alive? You mean Snow? He's too stubborn to die. And that's his best quality. He's arrogant and chummy from the get-go. Thinks he's everybody's pal. Never liked him much. He leads around a bunch of kids. A gang called Nora. Where'd they get the name Nora? It's a stupid acronym. Their little code stands for no obligations, rules, or authority. Must be nice. It's your dovrebbe essere Noroa. In inglese. Sì, poi chi ha fatto i sottotitoli poteva decidere se mettere effettivamente secondo la sigla o secondo il doppiaggio. Un soldino! E certo. Andiamo un po' ai shopping? Niente. No, non credo. Andiamo un po' all'officina. Allora, questo come mi sale? Di livello l'arma, ho più nel dubbio. Se posso. Ah, qualcosa che ho in grande quantità. Poi resistente. Ho 26 cuori di resistente, aspetta. Ok. Ok. Ok, proprio prontato alla potenza magica, occhi di palco, ok. Ottimo, l'ho fatta al 2. Ci sono alcune cose che non puoi usare con determinate armi.
Ah no, ideale per trasformare armi e accessori, non per potenziarli, ok. Vediamo, se tu volessi prendere la banda d'argento. No, ok. Mi sa che ci siamo persi un farming spot, vero Erika? O era più avanti, o è qua? Vabbè, a me questo sembrava un buon punto di farming. Cioè, se io torno indietro, in teoria posso riaffrontare di nuovo tutti i nemici, no? No, perché indietro, per esempio, c'erano quei nemici che davano tanta esperienza. Sì. Andando avanti e indietro con l'ascensore, almeno secondo guida, si resetta. Tanto noi abbiamo salvato, se abbiamo bisogno. Zitti, zitti, andiamo indietro. Fortunatamente le zone hanno nomi. La parte iniziale era la zona di ricerca, qua siamo al falsini zona. Io ti sto aspettando. Ok. Mi salvo. E invece, ma considera, secondo la guida, nella zona precedente c'erano dei nemici che davano 156 PC, quelli che diceva anche Richard. Sì, le lumache. Quindi fare avanti e indietro con quelle dell'ascensore era un po' tipo un bel farming spot nel caso. Ok, anche qua ci sono altri nemici. O forse no. Ovviamente oh, sono farming spot più efficienti, per ora non serve farmare, basta wow, avere una buona strategia. Veramente dei, delle bestie che sembrano bestie, non robot. Beh, perché stiamo andando sempre in profondità. Percezione per impedire la fuga delle specie pericolose. Ah, quindi se vedi una barriera devi far fuori tutti i nemici, se no non si apre. A uno alla volta? Ti lamenti? Guarda quanto gli fai. Vabbè, li faccio abbastanza. Hanno 6300 HP di massimo. Allora, il senso HP non sta. Questo qui di debole Ignis, debole di mezza Crio, ok. Debole Ignis. Ah, gli ho fatto stun. Sì. Guarda che con quel... sparandogli fuoco non è apparso. Che debole Ignis. Sai che di solito attaccando esce fuori la debolezza. Questo qua sono. Be ready for the next fight. Comunque l'IA è programmata per usare sempre la cosa migliore anche se tu non lo sai. Sì. Quindi non è da dire scegli te, so che tutto. Vabbè, puoi anche decidere tu, però. Sì, ma ci sono pochi casi in cui decidi, ti metti te a scegliere. Perché comunque è controproducente se vuoi fare il prima possibile. In realtà se il livello è giusto, quindi ti metti a seguire un minimo di criteri guardando le cose, abilità, ora in base a zona, non ti serve scegliere. Basta avere gli occhi pronti, giusti. Maybe we should try something else. Molto meno male che tutto
Are you speaking Italian? Do you understand English? Yes. Yeah, I understand English, so don't worry. And I speak Italian because I'm Italian. I'm sorry for my delay. Yeti, the only Italian I know is Mamma Mia, but streamer. Or your mother. I don't know, sorry. Or Mamma Mia the TV series. Può essere tutto, ragazzi. Vabbè, aumentano però. Cosa? Ehi, nemici. Ovvio, infatti inizia a metterti optimum di cura. Ah, questi qua sono stronzi comunque, perché ti avvelenano, poi dici ok. Vado a cercare chi hanno avvelenato. Hanno cervello. Minchia, ma il lancio è fortissimo. Bastante. Ok. I don't know that meme, but thank you for the information. Yeah, only Mamma Mia that I know is Super Mario, so. Do you know Final Fantasy 13? Or is your first time seeing it? Ok. Tre di questi 144. Troppo duri per poterli farmare. Meglio le lumache. Beh, io ho fatto tre pallette qua. Ma io ne ho fatte 5, mi sembra. Io ho fatto 5 pallette. Sono vicino a Sisma. When we eat something delicious, we will say Mamma Mia. And do. Ah. Because of the Italian gesture. Ok, thank you. Io faccio un momento lì per venire in mente la barra TV quando si attacca un nemico in crisi. Oh! Carino. Però non riesco a mandarli in crisi qua, tanto qua. Ma non basta usare il fuoco. Sì, ma... I played Final Fantasy 13 at the launch or 2 or 3 years later on Xbox 360 and never played again. Because I'm stupid. And now we are recovering. It's not recovering the right word, but sorry. That gameplay with Bert Richard, with Richard Van Drake, another streamer, Italian streamer, that Hello. He never played that game so far. So, an occasion for. Replay that game with some friends. And you're people that are looking the stream. Dai, ma è 120! Cosa? 120 su 120 non è andato in crisi. What the fuck? Che è sul 121. 120.01. Non è 120. Ma c'era scritto 120,0 su 120,0. Ma è 120,1.
Just wondering why there is a mini thumbnail of your stream on top. No, it's not my stream, but is Richard's stream. We are sharing our screen in each other live using OBS Ninja. So you can see it with a little bit of latency, but only a little. Oh, orto diffuso. Cioè, contro le lumachine del cacchio adesso mi ha usato in mira, contro i cosi grossi prima no. Yeah. Va bene. He is streaming in his channel on Twitch. And I'm streaming on my channel and we have a peep stream on our live. So you can see each other view. Even if you are only looking his streaming or my streaming, he cannot read my chat, so you can spoil. You can do whatever spoiler you want, and I cannot see his chat, but I will if I even hear a little bit of spoiler in his chat, but I hope not. Sorry for not being English, I'm Italian. Pizza fosse mandolino. Pietà. Quanto danno le lumachine? Aspetta, non ho visto. Abbastanza. Ok, ora ho ult diffuso. Bravo. Sono andata avanti per sbaglio. Così col paradiale è più forte, in caso si incontro tanta gente. Più che altro non capisco Rovinaga. Cioè come può aumentare Rovinaga se cioè, per la scritta è inteso come se il Rovinaga o il colpo radiale di Lightning sono più forti se c'è un occultista in team. Però Rovinaga lo usa solo quando è occultista Lightning, cioè Rovinaga, ok? Però quella passiva dovrebbe poterla avere solo se è attaccante. Quindi non può avere Rovina o Rovinaga da attaccante, se ce l'ha solo quando è occultista. Ma Rovina ce l'ha come attaccante? No. Sì. Rovina no. No, cos'è è che... È l'attacco base magico, Rovina. Ce l'ha Rovina attaccante base, non Rovinaga, Rovina. Ah. Okay. Ce l'ha. Colpo. That in the center do the Resident Evil 5 co-op stream so I can see what my partner is seeing on their stream or the opponent. Yeah. That's the target. Ok, contro altre lumache. Questo. Ah, non è una passiva urto diffuso allora. Ma non sia un'abilità. No, si è usato urto. Perché c'è scritto appunto che quindi è urto diffuso, poi il colpo radiale che viene dopo è più forte. Oh. Ah no, è come l'altra passiva. È come a via catena. Mi dice che è attivato a via catena, ma in realtà è una passiva. Che è attivato colpo diffuso. Ok, dice che si è attivato l'effetto della passiva. This work better, Light? I've got your back. Thanks. How about this, Light? Hit!
I'm sorry for the bad, my bad lightning, my bad illumination, but my LED just blow up right now. So, sorry. Ti aspetto. Ok. Wow. Caged in like the animals. Oh, questo è molto bello, questo un bel modo di fare. How about this light? Di mezza Ignis e Fulgor, prendi quella idro, ok. Maybe we should try something else. Shit. Sei morta? No. Meno male che Lightning fa volare i nemici. Stava per partire lei però. Diciamo che una volta che è in crisi Lightning fa volare il nemico. Ok. Palla. È che sono in crisi. Madonna. È bellissimo vedere un behemoth lanciato. Comunque. Un behemoth. Minchia. Ma lancio è fortissimo. Sì. Eh beh, è stun. L'abbiamo finito okay. Assieme. 5 stelle, una merda di punti cristallo comunque per un behemoth su 54. Era una stronzata, dai. The observation battalion will be coming. Let him come. Oppa, incazzatissimo. Lascia che arrivi. Perché ora se la sente, ora è forte. Ora sì, è vero, però sta diventando più forte. Ora farà tipo una cazzata, Lightning lo riprenderà perché fa una cazzata. Sicuro. I'm sorry that you cannot understand the Italian word, so if you want to ask something, you can ask in English, and I try to answer without any problem. Okay? Do a multi-language streaming is very difficult, and I'm not my mother language is not English, so I hope you can understand. No! Ok, sono riuscito a prendere anche questo. Mi è tipo switchato all'improvviso il cristallium. Volevo prendere sismo. Ok, terapeuta l'ho finito. Io volevo finirmi. Il livello di ruolo per l'attaccante di Lightning. Domanda, ma anche a te il messaggio di Stream Elements che dice sta streamando questo, che è, non c'è più nella chat? È vero, non mi è arrivato. È in learning Italian for Stagger is crazy. Yeah, crazy. Crazy status. Stagger. Status. Yeah, barcollare, because in the other Final Fantasy
is crisis, like the game, or shock, or strike. But Sager is, yeah, crazy. Beh, yeah, the beast. Are you dead? Sei morto? Sì. No. Yeah, me la sono sentita troppo. Ho detto, dai, sì, ce la faccio. Non posso morire dalle lumache. Invece. Mamma mia, lumachine. Mi hanno voluto switchare sul terapeuta. Dovresti farcela, poverino. Ok, ragazzi. Lumachine. Cazzo sono. Poison is very level in this situation. Aia! Ah, yeah. Here! Come on, Light! Just another battle. 260 punti, eh? What can you tell me about your understanding of the equipment upgrade system for Final Fantasy XIII? I have the guide under, so I can, yeah. Sorry. I didn't remember too much about it. I only finished the game once, so it's not that much time to remember. For remembering something that. Yeah, I have also Eric Vampiro that helps me. How would you say it? Ok, io sono per andare nella cazzo. Too full. Very, very complicated for my little mind. But not horrible. And seen Madonna, worse. Che sincro! Mamma mia! Sincronia? Morto. No, è vivo. What's eating you? Okay, I can tell you're hung up on something. Is it the Lissy thing? It's snow, isn't it? Ah? What happened with him? Mi pare o il suo della madre, you però sì, ce l'aveva già. Vorrei farti notare che ora Lightning stranamente si preoccupa di lui. You and I are partners, Hope. Beh, vabbè. Il sottotitolo non era proprio giusto. My mother was killed because of him. Yeah, very complex, yeah. Too much. I have a very little memory, so it's difficult for me remembering. It's his fault. And he needs to pay for it. I'm not ready yet, but I will be soon. That's why I followed you. Snow dragged us all into this. You and me, your sister Sarah. He's gotta pay. No, aspetta. Sarah non l'ha trascinato lui. Hope è un po' depresso. Sta provando... No, Hope non ha capito.
o tu stai trovando il modo di sopravvivere. Ora siamo con Lightning. Sì. Peccato, sono divertendo per... vedi? Perché hai imparato, stai imparando a usare le cose. È diventato utile. Just have to face your fear. Ok. Then you can take on anything. Io tanto l'attaccante l'ho finito con Lightning, quindi ora devo... Però mi ha cambiato gli Optimum. No, va. No, no. Te li cambia solo se cambi alleati. Ok, ok. Ok, let's go. Già un'altra carta. Save! No. You don't have very little to do in this game, yeah. You have to stay very... Every time. Very... Well... I'll never pull this off. Very careful with your items in this game. It's not something bad, but it's something to think. Quella è una forza. Già era forte prima, ora... Well, me lo porti in. Ah no, è... qua, la porta. Ah no, qua c'è il baule, ok. Ok, lancio non è proprio un attacco, è un potenziamento dell'attacco base. But importantly is I use organic material with low heads for first. Yeah. Is a very good advice, actually. Dalla chat Limehead suggeriva di usare la roba che dà meno esperienza, l'arbo organica ti dava meno esperienza, così che poi quando usi la roba sintetica che dà più esperienza hai già il bonus per 3. Ah sì, tipo ti attiva il bonus con quella roba schifosa, mentre poi invece poi sì, usi la roba grossa. You know what to do. Ma dove? Resistenze bio, figa. Caruccia questo, posso sacrificare i 100 HP massimi, questo effettivamente, non è male, avere la resistenza al veleno. Beh, in questa zona soprattutto. Sì, contro questi stronzi qua sì. Tipo 96 punti esperienza, sì. Cazzilli. Ah, ok. Non capivo che fosse il puntino blu avanti. Ho detto cosa c'è? Poi ho visto Opa, da qua era andato più avanti. Ok, io sono dall'altra cazzo. E io no, mi sto risistemando un po' l'equip.
Dai, 4 punti, non ci voglio credere. 4 punti per il secondo livello, per il livello di ruolo dell'occultista di Oak. Io dell'attaccante di Lightning un pochino di più. Ma io quello l'avevo fatto. Ora sto completando l'occultista. Ma io ho fatto un po'. Sì, vabbè, io l'ho finito subito. Io mentre stavo con off, praticamente Lightning rimaneva su attaccante, quindi ho detto che mi potenzio quello. Ah, sei tornato indietro al salvataggio? No. Andiamo avanti. Dove c'era Hope? No, dicevo, è ritornato indietro al salvataggio. No. Ah, no, ok. Avevo preso l'oggetto. Ah, mi sembrava che avessi fatto tanta strada mentre sullo schermo. No, no, ok, io praticamente ora sono a cazzi. No, vabbè, io ero un pochino prima, pensavo partisse prima, perché il puntino era appena finivi di fare il pezzetto. Could I use one of those? The gun blade? Too heavy for you. Okay. Yay, flashback. Sorry. Cioè, più che altro ora ha visto bene il pugnale, prima no. Che le è partito il flashback ora vedendo il pugnale. And you think I'm gonna buy that? Full points for originality. But don't forget, if you really are Alessie, it's my job to deal with you. Sis. This is ridiculous. Worst birthday ever. Wait, Sarah! Why won't you believe her? You kidding me? She gets made a lessee and you pop the question? Lightning, stop it! No, you stop it! Get out of my house. You're shutting her out! She's your sister! Fine. I'll do it. I'll protect her. Happy birthday. Che poi bastava che li facessi vedere il tatuaggio. Sì. Non è lo stesso. Eh sì. No. E la pietra è diversa. We interrupt this program to bring you an urgent sanctum bulletin. Late last night, officials confirmed the presence of a pulse Falci inside the city of Bodom. Acting with Falci Eden's approval, authorities declared a state of emergency. Vedi qua è l'SIP. The entire district will be quarantined in response to this crisis. This is a sanctum bulletin. Cioè, questo ci è arrivato da solo? Officials confirmed the presence of a pulse Falci inside the city of Bodom. No, aspetta, quando gliel'ha mostrato? Sì. Magari prima non si è reso conto. Ma aveva la benda addosso. Cioè, se l'è rimessa nel mentre che parlavano? Può essere. Guardare quanto si è infittita la nebbia. Oh much? Oh, oh many? Oh. Quanti? Che altri due cani? Due cani? Io sono subito bastardi velenosi. Quelli.
Ah, anche i serpenti sono velenosi. Il tenere lumache. Sì. Perché sono serpera. Cioè, se volevano mettere dei serpenti e sono fumati qualcosa di molto pesante. Cioè. Raga, la live in streaming, la live in cosplay ve la faccio domani. Oggi sarà un po' cotta e non ho fatto in tempo. Troppo. Quattro stelle. Yes. Attaccante livello 2. Perché? Cosa? Ah, ecco perché. Pensavo che Lightning avesse imparato già shock di fuoco. Invece no. Infatti dicevo, perché sta usando una mossa elettro contro questi quando sono deboli al fuoco? Hello. Che schifo. Cioè, tanti punti di cristallo ma ho fatto bene. Per un po' sei entrato, però non so. Cioè, ho visto che stava iniziando il fight contro il Sentai Ranger nel Megazord. Ok. E basta. Vabbè, l'abbiamo battuto ovviamente. Tipo First Try, poverino. Poverino. Però, secondo me non è il boss finale. Troppo semplice. Vabbè, io l'ho detto, cioè io non lo so. L'ho detto però perché mi sembrava, aspetta, stanno parlando da un po' troppo. Troppo semplice. Baulo. Oh oh, arma nuova per Lightning. Avendo però arma livello 2 ti dirò. E ce l'ho a livello 3. Allora, 144 a 101. Però è di livello 3. Passerei da un... Cioè già di magia è molto meglio questa. Ah, quello sì. E perdo solo... No, perdo un sacco di potenza fisica, però. Devo vedere... No, non posso vedere la la preview del potenziamento nell'officina. Poi intanto mi serve un salvataggio. Beh, ti dirò, i danni li fa comunque. Ma che belli questi, non l'avevo visto prima. No. Cioè l'ho affrontato ma non l'ho guardato. Sono molto particolari i nemici in Final Fantasy 13 per l'appunto. È uno dei grandi pregi. Ciao Bam.
Quando è che hai la live del, 16 invece? Domani, ma per arrivare dove sono io mi sa che ci servono due live. Non saprei, probabile. Come on, Light. Good call. Keep up with me, Hope. Follow my lead, Hope. Ah, sai una cosa? Per una live di God of War c'era un bel punto, ho detto ok, questo lo uso come copertina, quindi ho attivato la modalità foto di God of War per poi fare lo screen su OBS. No problem. Ok? Oh, la qualità della modalità foto di God of War era talmente alta che mi lo screen che ho fatto pesava 3 mega, quasi. Ok, ho dovuto abbassarne un po' la qualità con Photoshop, sennò non potevo usarlo perché era troppo pesante. Che dire. Oh, un altro Behemoth. Gloria, anche tu nell'aria, Behemoth. Io sto... Punto dopo, infatti. E mi sa proprio anche solo dando un occhio veloce che qua c'è una cutscene. Who would have thought there'd be traps here? Ah, devo la idro, ok. Bene, sei in crisi, ora vola. È un peccato che come finale di combo non lo butta giù. Se riesco a, se c'è il giusto tempismo con gli attacchi dei due personaggi, non scende più il Behemoth. È bellissimo. Come? Ci sono. Ah, ok, non ti sentivo più. Vedo si è allontanato. Okay. No, ero qua, stavo pensando. Ah, vabbè, ma sotto c'è un safe. Salvino! Salvino, ragù! What is this? Ok. Momenti magici. Momenti magici. Sì, è il nuovo negozio che ho sbloccato con il... È così che si chiama. Sì, lo so. Amuleto difensivo. Costa 5.000, io ho 1.800 guild. Io ho 2.300. Mi chiama sto... Final Fantasy, non ci fanno soldi. Io nel 16 sono arrivato ad avere... Sì, è non di avere quello che si lamentava prima l'IMED, effettivamente. Cosa? I soldi. Qua? Yeah. Ma... Mi è rimasto il bonus da prima? Sì, ma è massimo per 3. Rimane per 3. Cosa rimane per 3? Cioè, una volta che tu hai fatto il potenziamento per 3, quello è. No, cioè... Mi è rimasto... Io prima, quando ho fatto, ho detto, ok, non ho consumato tutto il bonus, ora sono tornato in officina e ho ancora il bonus attivo. Sì. Ah. Volevo vedere questa, quanto... Allora, potenza fisica 8, potenza magica 20. Però volevo vedere. Ok.
Cos'era quel? È il potenziamento 1.25. Anche a me. Uno punto 75. Allora aggiungo un 3, un 6. No, perdo troppo in potenza fisica. Con Lightning non me lo posso permettere. Adesso do un altro livellino a quella di Hope. A livello 3. Ti dirò, io perdo, però 121 comunque alto. È un'arma equilibrata, quello c'è da dire. Salvataggio. Ok. Ok, nemici. Farming. Io vi ricordo che non si è obbligati. Let's get this over with. Fare tutti i fight, però sono farming. No, più che altro mi fa ridere sto behemoth. Cioè tu ci passi ai lati, lui no. No, non è vero. Fallo. In verità ci passa anche lui. Fallo. Lui non ci passa, c'è tempi troppo larghi. Palesemente per l'oggetto, comunque, questo mamma. Sì, ovvio. Mi aspetto un oggetto della Madonna, però. Keep up with me, Hope. C'è una battaglia opzionale. Follow my lead. Vai, vamo. Vai, fatti un giro in aria. No. Io non ho fatto fare un giretto alla forza all'aria. Cioè dire che va in credito che è una bellezza. Turbo reattore. Ok, e poi nel forziere. Distrutto 5 stelle. Soldi, 1500 kill. Non male, visto che quanto è difficile fare kill in sto gioco. Ecco, a proposito di forzieri, io sono un po' in disappunto sui forzieri di Final Fantasy XVI. Perché? Perché il 90% sono schifo, sono spazzatura. Che qua ci sia qualcosa di meglio. Ogni tanto è un'arma. Ogni tanto sì, è un'arma, perché poi là le armi effettivamente le crafti principalmente, oppure okay, perché è puntato in quel modo. Io tanto aspetto quelle dei boss. Ah sì. Io ti dico solo che ho l'Excalibur e non è di un boss. È l'Excalibur? Ho l'Excalibur e non è un'arma di un boss. Ah. Ma ci sarà anche l'Excalibur 2 secondo te? Non credo. Può essere, ma non credo. Perché penso che perda un po' di cosa, perché se poi se lo potenziato.
Perdinci. Bacco. Perdindi rindino. Out of my way! Vola. Già voli, però voli ancora di più. No. Ecco, su quelli volanti non funziona il lancio. Ed è sono in aria. Che tristezza. A parte che funziona solo se sono in crisi. Era in crisi. Per quello che te l'ho detto. Ah, ma qua c'è un po' di gente. Keep up with me, Hope. Porca puttana. Ecco. Abbiamo shottato Hope. Ah, sei contro il Behemoth. Sì. Con una stella. Come on, Light. Cazzo di Lomari. Sì. Follow my lead. Io pensavo proprio come ando a prendere dell'anguria perché sto morendo di caldo. No, io sto mi sono mangiando mirtilli. Dai, Tini, ce la fai a mandarlo anche da sola, dai. Grazie. Vendica Hope. Ah, ma ci sono i lupi che stanno picchiando il Behemoth. Quindi effettivamente si inizia il fight e si picchiano da soli. Beh, sì. Minchia, il Behemoth avvelenato, dai. Io tengo Hope terapista, che sennò. Vabbè, sono riuscito a prendere le spalle loro, ma ho mandato il Behemoth istantaneamente in crisi. Mamma mia, ma quanto lo stanno facendo questo Behemoth? Che merdone questo. Mamma mia. L'hanno avvelenato. Yay. Ma in realtà puoi effettivamente non far nulla se non ti attaccano. Ma io infatti ho portato il Behemoth tipo a pochissima vita e poi mi sono girato sugli altri, non stanno calcolando minimamente perché stanno picchiando fra di loro. Fatica. Ora infatti ho finito. Cioè a me non mi hanno toccato. Ma io dico che ero contro le lumache anche. Non c'erano i lupi. Però, oh, 108 c'era. Punti cristallo. Niente bottine, questo mi fa un po' girare le balle, però vabbè. Ora vado anch'io contro le lumache. 400 punti cristalli da dare. Okay. Io ne ho. Ok! Non ho guardato per un po' i punti cristallo. Neanche io. Ne ho 946 per lighting. Ma perché tu sei un po' più avanti, eh? Di me. Oh, finalmente ho Ignis con la nostra cara Lightning. Oppa, mi manca solo il terapeuta. Ok. Lightning, mi mancano. Occultista, poco. Ok, occultista livello 2, l'ho completato. Il terapeuta ho finito, ok, mi manca solo l'occultista Lightning. A me manca il terapeuta per Hope e poi ho finito, l'ho completato. E tipo... Va bene. Benissimo, mi mancano 4 cristalli per finire il terapeuta e tipo mi mancava un intero anello. E ho ancora un intero fightone da fare contro le lumache. Anche io gli aspidi ero qua da puntare, però avendo entrambi con Ignis.
mi ha aggredito il Behemoth, ok, pensavo stessero picchiando. Minchia, ma ho shotato up, porca droga. Comunque il bellino è mega lento. Ma quale stai affrontando? Quello con i... che era con le lumache. Quello qua affrontato io prima. Questo è stato dall'altro lato, quindi ok. Pensa, nel mentre che io facevo un fight, che era quello, io ho fatto gli altri due. No, cioè tu ne fatti più. Pensa a quanto è lungo questo demo. A me è dato rogne, però magari... That wasn't so bad. Ok, in crisi il bambino che è morto adesso. Vola! On your toes. Ah, io l'ho preso in preventivo, quindi li ho menati tutti. Quali, quelli col cani? Anche io prima. Okay. Infatti ho tipo quasi sciolto il Behemoth e poi mi sono girato sugli altri. In modo che così non mi toccato, non mi toccato. Ora vediamo questo bellissimo baule. E niente, ho quasi deciso di far fuori il Behemoth. Vabbè, ma lì in mezzo era proprio vero il Behemoth. Lì in mezzo sì, è solo io ho fatto in quella maniera giusto per poter picchiare i cani senza che mi rompessero le palle. Non sa che io ho messo doppio occultista. Sparano pallette. Aspetta, la strada è di là. Qua perché c'è un intero spiazzo con un singolo bauletto? No, non con un singolo bauletto, mi sa. Però c'è un nemico solo. Ah no, sta arrivando qualcosa. Ho visto un pallino. Infatti c'è il Bemo. Però c'è una dinazione preventiva. Ok, è morto il Bemo. Come è morto il Bemo? Sì, l'ho mandato in crisi. Ah ok, vabbè, lo tieni in aria. Vola la Bemo. Sì, perché me l'ha contato che è entrato nel fight mentre stava arrivando. Ah ok, quando cade a terra prende 10 danni, wow. Non saranno troppi. Non è caduto. 21. Ok, Behemoth è morto. Ora tocca all'Aspidir. Ehi, deve esserci un qualche ora. Però non lo so. Or maybe. Qua in alto non mi ricordo se veniamo da qua noi. Ah no, è qua dove sei andato tu, ok. Corri! Mi ha visto, fanculo. A me mi ha visto, niente preventivo. Baule, amuleto velato. Ok. Cosa fa l'amuleto velato? Riserva velo. Attiva velo quando i punti si piace solo una volta. Cosa fa velo però? Ah.
sarà un'abilità di cura, vero? Qua rigene come è scritto? Rigene o... non mi ricordo. Mi manca il livello di ruolo del terapeuta e poi ho compiuto più. Ti ricordi il fight col behemoth trappola? Quanto sì. dava? Cento e poco. Non ricordo male. Non ci ho fatto caso più di tanto, perché ci faccio caso solo se è un numero alto. Ma alto alto. Ok, il mio tempo se ne è fatti, vado a prendere un'anguria e a respirare un attimo perché c'è un'aria calda in camera. Arrivo subito. Okay. Sono davanti per andare dalla cutscene poi, eh. Ok. Tempo di curare. Lightning ha perso la crisi. Come on, Light. Che succede? Vabbè, c'è un attimo un frame by frame, ragazzi, no? Ben capito, guardate mi si fermava a fare di qua. Ah. Sento tipo la vita di tornare nel mio corpo. Allora, abbiamo visto l'equip di Lightning, che cos'è? Cioè il nuovo equip. Attiva velo, però non so cosa faccia velo. Beh, c'è il tasto info autoabilità. Che dice che attiva velo. Efficace solo una volta battaglia. Ma non ti dice cosa fa, penso velo. Penso sia una difesa. In questo caso tu che hai la... la guida. È un lifesaver. O... dice... eh? Erika dice che è un salvavita. Quindi è un resurrect. Ma non credo. È un salvavita. Penso che riduca danni. O è tipo una cura di quelle importanti. Mi salva un hit. Quando... ah, quindi annulla un colpo, ok. Carino, molto occasionale, però carino. Ok, vado verso la cutscene. Ah, ok, ce n'è ancora di strada, c'è l'ascensore. Cos'hai fatto? No, niente, ero andata indietro. Per sbaglio. Ok, io sono per attivare l'ascensore. Anch'io. Vai.
Hop è rimasto giù. Hop. Hop se n'è andato in più. È scappato. È rimasto giù, poverino. Ha detto che voleva riposarsi. È rimasto a riposare. Mi avrebbe fatto molto ridere non vederlo più in team perché era giù. Ok, ho salvato. Minchia, quattro di questi, che balle. Ah, ma ci sono dei morti da davanti, bene. Però aspetta. Certo. Però aspetta, questi qua erano, diciamo, nella zona sotto che era tipo detenzione perché appunto c'erano i cosi. Questi qua sono arrivati sopra adesso. Target's a target. Keep up with me, Hope. Oppure. Just hang on. Ora! Ci stavo anche pensando un attimo, Lightning, a far partire le cure. Aspetta, ma che faccio? Una bottarella. Conta che abbiamo il livello base di cura. Sì. E comunque cura abbastanza energia. Nemico solo. Sì. Comunque l'ultima arma a me serve un pezzo di bemo. Ah, è che lei è l'equipaggiata. Sì. Perché dava un bilanciamento danno fisico e magia. Ah, cioè per avere non un minimo di bonus in più al magico quando mi serve. Sai che ogni tanto si switcha. Un affinamento fisico su Python. Quale? Quello dei quattro cani. Anch'io adesso. 192. Sì, ma quelli sono uguali. Eccoli, cadaveros. What happened here? Bad luck. They came looking for us and found something worse. We can't just leave them like this. Don't touch anything. Control your emotions. If you want to survive, you forget about sympathy. Okay. Focus on your ultimate goal and shut out everything else. Still your mind. Move on instinct. Let doubt take over, and despair will cripple you. Strategy. Good. I'll take anything to help me get through this.
call it? Operation Nora. Nora? My mother's name. Hmm. Your revenge? Yes. Don't tell me. I know getting revenge on him won't bring her back. I know that! Europa. But sorry won't cut it. Ragazzi, voi non lo vedo più, Richard. Non può, mi sa. Snow didn't kill your mother. The Sanctum did. Whose side are you on? The side of truth. Non lo sentivo commentare, infatti. Fine. Ma I'll dai. Fight the Sanctum with you. I'll learn to survive. How can you judge someone else when you know that you're Però the è same? Live, ragazzi, non è crashato Even e pensavo già che fa. Dark secrets. Sto per secrets I'd rather forget. Ok, torniamo con Richard in campo. Ricarico un attimo. Ok, ora ti senti, ti vedo. Mi vedi? Richard? Mi vedi ora? Richard? Hello? Rick? Ma che cazzo? Raga, la live è on, sì? Richard? Non lo sento. Ok, parla. Ok. E boh, VSD già piace esplodere, lo sai, no? Cioè, queste... tu però vedevi me. Per me OBS Ninja c'era tutto. Me, te. Io invece non avevo te, io sono lost. Pensa. Che ti devo dire? È grave. Comunque l'unico commento che ho fatto era Operazione Nora. Cioè, di vendetta, perché il nome della madre è contro il capo del benedizione Nora. Yes. Infatti casualmente si chiamava Nora anche... Nothing I can't handle. La madre. Coincidenza. Adesso infatti avremo le pattuglie di merda. Perché in confronto sono dei pezzi di palle. Diciamo. Stiamoci attenti che si stanno baffando però. Sono diventati immuni, sono immuni al fuoco le principesse qua. Time to switch it up. Follow my lead. Deboli a crio, bene. Oh, tutte e due. Bravo, Luca. Ce la puoi fare. No, volevo fare scan perché volevo capire. Le guardie sono deboli a crio. Boh, volevo capire se avevano cambiato le loro debolezze. Diciamo, non sono riuscito a capire se si sono buffati con un attacco fuoco o se si sono buffati contro il fuoco. Buonanotte. No, no, anche senza buff, eh. Sono immuni al fuoco, punto. Ah, sono immuni al fuoco. Ah, sono proprio immuni.
Peccato, mi stavo abituando ai nemici fatti di carne. Adesso ti si abituerà ai nemici fatti di carta. Di carta? Non potranno prendere fuoco, ma... Buonanotte, Pra. Oh, hop, ha finito il terapista. Anche dal terapista ha finito. Abbiamo fatto... Hop, ho finito. Lightning, manca una... mollica. It's time to the Velorex. Allora, stai fronte te adesso, quello? Sì. Io l'ho finito ora. Ma perché ero rimasta un attimo ferma a livellare... Ah, ok. Ora chi mi arriva? 4 di battaglia, ok. Ho 333 punti così. Tu immagina quanto avranno Vanille e tutti gli altri di punti da mettere. Se continuiamo così penso che arriveremo sicuro 4K, forse di più. E tu immagina non tanto loro ma Snow. La principessa sullo Snow, esatto. Cioè Snow io mi aspetto che abbia 9999. Cioè dai, me lo sei. Vorrei fare. Hai notato il Velorex come si apre andando doppio colpisco? Non ce l'ho io doppio colpisco. Non sto usando neanche uno di colpo. Cosa? Ma ne ho pochissime anch'io. Fa recuperare pittie. Porca puttana. Ah, ma qua c'è un salvataggio, non l'avevo visto. We got this under control. Follow my lead. Lightning fa le pirouette in aria senza colpire nessuno, si diverte un po'. Ma ti ricordo che non stiamo ancora usando Odin. No, vabbè, io aspetto che ci sia un fight effettivamente importante per poter usare Odin. No, non capivo perché avevo usato scan sulle le altre pattuglie. Ok.
dai, ho finito di livellare tutto. Abbiamo cultista lightning livello 2. E vorrei farti notare che Uppa tutti danno a livello 2. Sì. Lightning no. Lightning non ha il terapeuta. Perché l'ha ottenuto ora. Perché ce l'avrà dopo. Beh sì, ovvio. Però non è da poco, che Oppo già stia iniziando a essere un po' più. Più forte. Oltre Terea. Vabbè, penso sia perché se vuoi usare le vocazioni. Mi sono arrivato alla fine. Ah, hai fatto fuori quelli dopo la corte? Sì. Ok, aspetta. Equipaggio, voglio mettere a Lightning qualcosa contro il fuoco. Perché non ha più senso tenere roba contro bio. Sì, infatti. O comunque riduzione danni magici. Sono... Perché mi sa che c'è la op. Principesse. On your toes. Out of my way. Tu cosa hai fatto come strategia? Ho fatto fuori i piccoli per poi concentrarmi sul grosso. Questo un po' di carica tutelata che già sono anche preparati. Oggetti chiave non mi fa vedere la roba anche degli altri. No, no. Cioè per l'equipaggiamento sì. Keep up with me, Hope. Ma per gli oggetti chiave no. No. Velorax può salvolare? No, okay. No, però fa mille botta Lightning quando è in crisi. Quanti HP ha? Ah, 25.000, non è neanche un boss, renditi conto quanti HP hanno sui nemici. Noi abbiamo visto mini boss che avevano 25.000 ne. Ti ha picchiato 25.200 HP ed è di livello 6. Io non li capisco i livelli di sti. Sono buttati a caso, secondo me. Ok, tu sono andato avanti? No? No, stavo aspettando te. Ok. Direi. Non capisco neanche che cacchio sia. Pronto? Let's go. Preparati a un coso brutto e cattivo che puzza.
This is it. Operation Nora. Sto cercando di collegarlo a qualche altra creatura di Final Fantasy che conosco. Iniziamo. Scan. Aia. Ragazzi. Niente che botte che gli ha dato. We got this under control. Che bello sto scan, mi è piaciuto. Ma hai visto quanta vita? E a che livello è? Ok, no, la vita non l'avevo vista. Assorbe Crio, debole Ignis, dimezza tutto il resto degli elementi. Interessante. Assorbe tuono, ad esempio. Sì, cambia in base alla magia che usi, mi sa. No. Sì, perché ha usato Ignis, che era debole, e è cambiato in Ignis. E usa lui. Cambia spesso affinità. Ma però, avendo scan, non abbiamo la parata di culo, capito? Però adesso sei debole, qualcosa... Certo. Resistenza acqua. Assorbe fuoco il debole. No, minchia. Ha cambiato in tuono e erano già partiti le ATB con gli attacchi tuono di Lightning. Questo sarà un po' lunghetto. I've got your back. Io aspetto però che non dimentichi. Resistenza acqua. Ora è debole a fuoco. Essendo debole a fuoco, vai. Ti devo andare a cambiare adesso. Minchia, abbiamo lanciato in aria. Minchia, se cambia ora piano. Ah, però se è in crisi, anche se può assorbire, non assorbe.
We do this together. Quando è in crisi, anche se è in una versione che potrebbe assorbire un elemento, non lo assorbe, okay. Prende danno comunque. Ah, guarda, l'abbiamo fatta praticamente assieme. La guessa? Sì. Ora infatti è stato poco. Gli ha fatto la mossa della Madonna. Hai visto che bello che cambia proprio? Così è finale 18. No, non è 18, dai, è 13. Ciao Simone, io sono senza luce. Quindi è strano da dire sono in live, però. Beh, senza luce proprio luminosa. Senza lightning. I've got your back. Prodotto, devo andare a comprare dei cazzoline. Hai visto? Oggi non è anche un aspetta a dirlo. Meno male che conosco i trucchi del mestiere, quindi la modalità vecchia. Vecchio stile col bianco, tipo un pannello bianco o qualcosa. Vabbè, la tua giornata, io ho finito la giornata, quindi la giornata è andata bene, è vero. Mi spiace che non mi sono potuta mettere in cosplay, ma non avevo effettivamente tempo. Tanto c'è domani. Ma abbiamo giù. Guarda che il fatto che non l'abbia messo in cosplay è in fila. Cioè, sarebbe stato domani, ma sarà anche la prossima ancora, va benissimo. Bella. Metti la sciabita da lei. Che possiamo. Grazie duro se vuoi.
No, no, curami. Grazie. Coppa, la puoi smettere di morire per cortesia? Non chiedo tanto, credo. Ok, è morto. Io ho mai sta vita vita. 1000 punti cristalli. Ma la ricompensa è bella grossa, per questo. Banda di carbonio e doni della natura. Nuovo livello del cristallo. E vedete che è una bella ricompensona. Oh, fai contro gelo e adesso lo metto. Oh oh. Sono diventato una palla. Perfetto. Anche però quanto sono due questi cazzi di morsi. Perché poi i nemici intorno ti fanno sperare, diciamo, tecnico, sei forte. Vai avanti bene. Arrivi al boss, non gli fai niente. Hanno talmente tanta vita. E comunque siamo passati dall'inizio che facevamo cosa? 20, 15. Adesso che facciamo 1000. Beh, ma sono anche diventati potenti per via della maledizione. Sì. Sì. Bravo Simone. We got this under control. Under control, ma sei sicuro? Ma dai, ma neanche il tempo di curarlo. Minchia, la moviola. Raga, questo io la pippa la moviola perché non è possibile. Cioè, Enotria è stato nominato per ben due categorie nel Games Home Award. Best Microsoft Xbox Game e Best Sony PlayStation Game. Sì, perché era, no, non ho visto niente. Me? Sono concentrata, Richard. No, no, no. Se permetti, visto che prima non mi sentivi tutto, ho pensato fosse successo no, a me adesso. E per quello. Ah no, sono solo molto concentrata. Era calato il silenzio di tomba, per è quello. Perché sono in focus. Conosci il mio focus. Sì, ma avendo appunto un precedente poco fa. Mi dovreste conoscere. Keep up with me, Hope. Pensavo fossi più avanti di me nel fight. No, perché Hope mi continua a cadere. Non è caduto due volte. Sembra. 2/3.
cazzo, prima pensa che l'ha colpito mentre gli stava arrivando la palletta di cura di Lightning, quindi è morto prima, cioè è proprio alla moviola. Infatti stai perdendo il bonus, vai principessa, buffa buffa. Perché tu ne hai 18 di Optimum? Eh? Puoi aumentare il numero di Optimum fattibili? Beh sì. Ok. Cioè io rimanevo con il numero quello e modificavo quelli. No, non ho fatto caso che potevo crearne altri. Ah. Che quelli che gli danno sono obbligatori per togliere tutti. Ah no, piano, non qua una stella, non mi ricordo quante stelle hai fatto. Sembra non zero, questo è sicuro. Però non penso sia almeno poi due o tre, più su più tre. Io penso farò un zero nel caso e non mi interessa. Anzi, sai una cosa? Penso che non era solo il fatto che era in crisi, che, non che poteva prendere danni dagli altri. Io non sono riuscita a andare in crisi, vedendo. Neanche una volta? No! E qui è quello che ci sto mettendo una vita. Io ci sono riuscito due, una all'ultima e una quando avevo Odino. Come lo stai mandando? Come una combinazione attaccante occultista. Tengo la barra mentre che ho la carica con il magia. Per forza, se ti affidi solo la magia o ha una soglia molto bassa. No, ma si resetta mega in fretta con la magia. E quella è la cosa. Per quello che io faccio sempre. Faccio attaccante occultista, vuol dire che... Ma in realtà dipende, perché lui è molto veloce, non la sua lentezza. Altrimenti converrebbe fare doppio terapeuta, cioè doppio occultista e poi switchare, ma le barre, cioè, il tempo che ci mettono le barre si resetta. Io invece ho notato che... quando l'ho mandato in crisi, gli ho detto ok, devo spicciare sull'attaccante così lo caccio in aria. Però lì avevo fatto finire a Lightning di fare tutta la combo. Ok? Appena finita la combo ho switchato. Ho dato l'ok per fare la. Perché per l'attacco ha fatto subito il turno, cioè ha caricato le barre istantaneamente quando cambia la combo. Poi un caso. Parato da un caso. Considera che io sto mettendo tutti i buff prima. Comunque questo mostro qua non mi ha ricordato neanche uno di questi. Sarà canonico, gli farà prendere i pezzi. Però è il nome che non mi è nuovo. Tra i Yunji di Zon. Lightning, se lo missi pure, guarda. Cercando se per caso era un qualcos'altro, mi è uscita la cosa che appunto è suscettibile all'abilità lancio di Lightning, così da respiro dagli attacchi. Il problema è che devi mandarlo in cacchissimo.
Guarda, mo sta a metà barra, ma è morto. Quindi me ne frego di mandarlo in crisi adesso. Cioè, ha uno starnuto. Ammazzato, ammazzato, matato. Vediamo. Zero stelle, non ci interessa. Sono comunque 1000 punti, non da un cazzo di prendere. Le ricompense sono quelle guardate da guida. Cazzi. Operation Nora, stage 1 complete. Mamma mia, ho preso un cazzo. Richard? Però no, stavo aspettando che arrivassi a quel punto. You did well. Ah! Ok. Non sono messo almeno dopo cultista, non so mai potesse servire. Io sono salita sopra tutti i rami. Sviluppa ancora di più le potenzialità della squadra. Caso in giunti danni un nemico lanciato in aria che si va riprendendo dalla crisi. Vediamo un po' cosa mi offre l'attaccante per provare a fare. Subisso! Ah! Cioè quello che hai letto te adesso? Sì. Beh, Poppa impara subito Fulgora, eh? Giusto per... Sto guardando che faccia di interessante. Io sono salita sopra con tutti. Aumenta il bonus catena in proporzione al numero di alleati che attaccano lo stesso bersaglio. È bellissimo questo per forzare la gente. Soprattutto occultista. Cioè il bonus catena si riempie ancora più in fretta se fai doppio occultista, che tipo spammano magia velocemente. Questo è faigo. Invece per il terapeuta cosa ti sei preso di abilità? Esna. Esna. Scusate, ma Esna. Perché? Come stai, Simone? Quindi stai bene. Invece Hop ha due abilità per occultista da imparare. Figa. Fulgora e l'altro. Idrora. Ok, inizia ad avere l'era importante. Allora, io posso darti un suggerimento un po' mid-game? Io seguendo la guida seguirò il suggerimento della guida. L'unica che mi sembra interessante è l'occultista, però. Ok, non glielo dire. Sicuro che vuoi saperlo, riguarda equipaggiamento necessario per questa zona. Equip o cristalli? Equip. Ok, allora. Ma io ho ottenuto roba nuova? No, ok. Sì, la banda di carbonio. La banda di carbonio è... Ah, ok, l'evoluzione della banda d'argento, quindi potrei anche dargli la lightning. Dimmi. Puoi togliere gli accessori. Perché? Puoi togliere gli accessori. Non ti serviranno per questa zona. Puoi ascoltare il consiglio o puoi non ascoltarlo. Però visto che... Puoi spogliarti! No, perché Papa Twitch non è d'accordo sui capezzoli. Sì, se no non starei in canotta con suo capo. Anche io. Però purtroppo non si può. Allora, togliendomi gli equipaggiamenti, l'arma che ho adesso è abbastanza equilibrata in confronto alla carabina. Però okay, effettivamente se mettessi la carabina e mi aumentassi l'attacco, la potenza magica, sarei propenso ad andare con Lightning sul ramo dell'occultista per avere quel buff, il bonus catena, e quindi fare ancora più danno. Come preferisci? Intanto guardo una fotina che mi ha inviato Erika. Ok, carina. Ok, possiamo... Quando avrei deciso il da farsi, possiamo proseguire. Tanto Hop è potenza fisica per i cazzi, perché
non è fisico. Erika, concordi che possiamo togliere o meno l'equipaggiamento adesso? Ah, ma io non avevo... Ok. Pensavo di aver fatto il livello di ruolo con l'occultista di Lightning, invece no. Dai, dimmi che ci arrivo, ti prego. Sommossa, ok. Hop. Diciamo che le magie mi attirano abbastanza, quindi... Erika è morta, non ci risponde. Ah beh, io ho finito l'occultista, perché... Ah, hai puntato tutto lì? Sì. Cioè, volevo le magie e poi visto che potevo completarla, che tanto sono anche 10 HP in più, non mi fanno male. Quindi cosa hai deciso di fare? Vi ho tolti gli accessori. Ok, proseguiamo. Allora, suggerimento di Erika. Se proprio vuoi, gli accessori li puoi levare. Se vuoi fare la tamarra come la sottoscritta, puoi lasciarli. Non sto capendo. Erika non ha capito perché li abbiamo tolti. Fai come vuoi, Richard. Nello shop c'era roba nuova? Sì, c'è un doni della natura, che era l'altro shop. Era un altro shop che sono praticamente materiali da bruciare per il potenzio delle armi. Costano 80, quindi presumo che poi non siano niente di che, però diciamo che ora i soldi sono abbastanza tirati, quindi non me la sento di spenderli ora. Sì, poi Sara, ci sarà tempo e luogo per tutto, ma non è questo allora. Tempo non è questo luogo. Allora, mi dà un po' di problemi il fatto che non sto vedendo nemici all'orizzonte. Oh, ci togliamo da ste maledette passerelle. Terra, suolo. Un paesaggio diverso. Eh sì, molto. Cos'è? Vai. Oh, vai. Un enorme lago salato. Ovvero il mare. That's it. Palom Polom. That's where you live, right? Ma in tutto questo, Vanille e Sad? Dove cazzo sono finiti? Allora, stanno scappando palesemente. We're the sea now, and no one's there but my dad. Hope, you need to let him know what happened. Il padre di Hope cos'è che ha fatto? È lì. Ma cioè, mi ricordo che mi stava tipo provando a parlare l'altra volta, solo che poi ho capito che era tipo uno stronzo. Penso di sì. Ok, visto che mi fa salvare di nuovo, vuol dire che possiamo un altro gruppo. Yes. Quasi, ok. La Lindblum! Ed è per questo che devo togliere l'equip. Ah, per dire usarli su Snow. Su altre personaggi. Sarah, am I doing the right thing? Giorno 12, come farti notare. Quello era un falsi di Sanctum. Sì. Quello che era sceso sulla spiaggia. Qui ovviamente Snow sta prendendo come promesso, sera. Che poi lei tipo dovrebbe essere mega... forte, ma è proprio spaventata. Comunque il fatto che un metacone potenzia potenziare anche spettacolissimo. Bravissimo Simone, ma se tu sei bravissimo a usarlo, Simone.
l'importante è quello. Non è la potenza del trappo, ma come la si vuole. Ah, no, questa no. Poteva saltare? Certo. Lo farà? Ovviamente no. No. Cos'è che l'ha preso? Ci stavano entrambi. Ma qua non è colpa di lei, è colpa di lui. Tu pensa che operazione ha fatto lui in un giorno per andare a salvare lei? Cioè, più che altro che nessuno gli ha detto, ma cosa cazzo stai dicendo? Sono andati tutti. Ciao Tito, come stai caro? Tutto bene? Sarah. Allora non era il falsi. Non era il falsi di Sanctum, ma il falsi di Pulse. Di Pulse, sì. Quello che è sceso l'altro giorno in spiaggia. No, è che l'avevo visto un po' diverso. Ma come sarà per caso? Ow. Snap to it. We're rolling out. Yeah, yeah. Punting the sea, right? This is our chance. Do not let the sea escape. Move out. Buonasera, entrate in gioco, fan. Buonasera, caro, come stai? Tutto bene? Dai. Oh, altro no, sono... di nuovo no. Che palle. Io mi stavo aspettando che Richard fosse bello carico, lì che si teneva il pad bello. Ma io voglio arrivare a dire ok, io, a me non mi interessa dire cosa andiamo a fare con lui, voglio vedere quanti punti Crystallium avrà. Cioè, se continuiamo così veramente avrà 10 miliardi di punti Crystallium. Qual è il problema? Quello della messa in pericolo, ognuno deve farsi per un pezzo di idiota, stupido, che ci possiamo fare? Cioè adesso arriviamo nel titolo della live. Sì. Siamo al capitolo 6 di 13. Per quello ti dicevo metà gioco. Non siamo a metà. No, non arriveremo a metà del capitolo 6, saremo effettivamente a metà gioco. Conta che questo capitolo è abbastanza cortino. Quindi non c'è lightning dentro, culo. Quindi effettivamente non è molto importante. Dobbiamo anche livellare bene i personaggi, quindi penso che magari la prossima live arriveremo effettivamente a metà. Anche un po' di più. Buonanotte caro, grazie per il saluto, fa sempre piacere. Scusami se sono un po' al buio, ma mi si è distrutta la luce. Già. Io voglio sapere però il caso umano che ha incontrato Tito. Buonanotte. Just smells damp. And I think something bit me. Hide! Sky. Closest city that way is Palampolo. Adesso avremo una bella fortuna. Sei pronto? I wonder if those two were caught in the net. Allora, contando che il boss ci hanno dati 1000, oserei dire un 6000. Right now, what can we do? Right. No choice. We run? Cioè però si stanno splittando forte. Eh sì. Non è che alla fine arriveranno nello stesso punto, però qua stanno splittando proprio forte. Beh, abbiamo sempre la variabile snow. As we set off, it was like he'd forgotten that I was still there. Sì. Comunque palesemente una musica da Chocobo questa. Non so perlo. 5284. Che fa? Io te di nuovo. Cioè roba che ho già.
Mi fanno un po' errore i negozi. 5272. Esna Energira. Ok. Con il sabotatore. Te ne state, basta con il sabotatore. Ah no. Bio. Interessante, Bio. Bio Sisma. Energia del terapeuta. Carino che con il sabotatore sta arrivando ad avere comunque una magia, quindi effettivamente non debufferebbe solo, ma farebbe danno. Io ti avviso seguendo la guida, eh. Come sempre, vediamo le split di differenza, cosa cambia. Qua non cambierà molto, secondo me. Invece occultista cosa volano? Aerora, Fulgor, Sommossa. Quella mi è interessante, in verità. Ignera. Cioè, due ra, un ulteriore elemento e sommossa con l'occultista. Vanilla è molto... forte. Palpabile, stavo dicendo. Penso si chiami molestia. Sapevo che ti avevi però con ho capito, ma c'è oh, ma colpo radiale ce l'avevo già. Ops. E se possibile potenza fisica, ok, e quindi manca l'occultista secondo la guida. Allora invece Saz, l'occultista cosa guadagna? Fulgor e basta. Però Fulgor, cioè ora se ora lo impara Fulgor, che era prima utile visto che avevamo contro macchine e tutto. Va bene. Sinergista, protuono, proacqua. Aggiungere effetto tuono negli attacchi di occultista, attaccante, sentinella e sabotatore. Non è brutto. E può avere un accessorio in più. Invece per l'attaccante cos'è che è? Sisma. Vanilla suggerisce di equipaggiare anche... ce l'avrò? Sì. Giustamente. Allora, sono per andare con il sinergista, con Saz. Sì, ho pro tuono, pro acqua. Mi vado a prendere l'accessorio anche. Ah, cosa fa il... sinergista plus durata abilità, quindi direi protuono, cioè aumenta la durata di quelle abilità lì. Anzi, mi guarda, mi mancherebbe solo il livello di il potenziamento del livello, no, che sono 330 punti, sono tanti. Teniamo un po' da parte quello, mentre invece per raggiungere qualcosa di interessante con l'occultista, no, perché mi ponerebbe Fulgore e basta. Quindi l'attaccante era invece anche questo adatto, perché mi vado a prendere Sisma. Ok. Io ho finito di seguire la guida per il potenziamento effettivo di loro. Mi
completo allora. Mancano delle cose ovviamente perché non abbiamo. Non ho PC sufficienti. Si fanno, si fanno. Ok. Ma io ho praticamente completato tutto il sinergista di Saz. No, sì, l'ho completato. Anche l'attaccante, mi mancano giusto 3 slot punti vita massimi e basta. Mentre invece l'occultista l'ho appena iniziato. Ok, sì, mi trovo. Per Vanille? Per Vanille volevo arrivare a prendere sommossa con l'occultista. Così in caso mi guadagno anche le altre magie, tanto comunque ci sono vicino. E poi mi giro sul terapalpa. O sul sabotatore, perché volevo prendere Biro. Vai, vai. Ok, mossa presa. Perché per arrivare a a Energia almeno mi servono tanti punti. Invece per prendermi la roba e anche il sabotatore ci sta quello per arrivare a Dio. No, minchia, che chiede un sacco di punti. Se fossi non finire neanche. Ci arrivo a pelo, a Dio. Ma ti dico quanto curano i primi nemici, eh. Ok, Dio l'ho preso. Sai quanto danno? Cappellino da birra subito! Però qua? Non so quanto si vedrà. Oh sì, riesco a prendere. Riesco a prendere anche energia, era buono. Si vede. No, mannaggia la cam ogni volta. Ma il mono non ho la luce, quindi è ancora peggio, aspetta, magari. Ok. Buonasera Furetto, aspetta, solo per te. Faccio questo. Ok. Sono al buio senza luce, mannaggia. Pagadonate perché così mi prendo una cazzo di luce decente e non le cinesi. In realtà questa ce l'ho da un anno, quindi. Allora, da lì ti do segnale magico. Come va? Tutto bene. E a Saz mi metto. Potrei mettere il bracciale del potere, così ho un buon equilibrio tra attacco potenziale magico e potenziale magico. Come va con le mappe, Furetto? Tutto bene? Sì. È ottimo. Tutto potenza, potenza, cioè sabotatore sinergista. In caso ora il sabotatore di Vanilla può effettivamente fare danno. Comunque 64 punti. Il primo nemico. Cioè danno 64 punti. Ma ha dato 64 punti. Ma sono dei peperoncini. Dei pomodori. Se vedi sono. No, sono seria perché sono vicino a una pianta di pomodori, Ricciardo. Sono dei cazzo di pomodori quelli. Devo categorizzare, sono tipo i budini del 10. Budin Dragora. Mamma mia, ulla. Minchia, quelli dopo sono delle cacche. Te lo dico, eh. Sono deboli a fuoco, tuono e vento. Oh, mamma mia.
considerando ovviamente che non sono a livello 1 in questi personaggi. E abbiamo un'area bella colorata. Sì. This place to make a nice picnic spot, minus all the uninvited guests. Comunque che si fa sentire, è mossa. Cioè sto caricando le barre in una maniera ultra veloce. E beh. Palla che Woody purtroppo sono immuni ai fisici, quindi hanno necessariamente bisogno di però tanto muoiono abbastanza facilmente. Però vabbè, con Sazz che fa rovina come attacco. Ma in realtà entrambi hanno Ignis, quindi cambiamo. Sono finiti i punti che facevo. Mi mancano i punti che stavamo facendo prima con i nemici. Ma perché loro stanno cazzeggiando? È gente molto più semplice questa, secondo me. Sì, mille ranette le tipo sciolgo. Non riesco neanche a vedere salire la barra di crisi perché le ho già fatti fuori. Sì, azione preventiva. Wow, miracolo. Mica se ma. Comunque è molto bella quest'area. Ma molto. Cioè la cascata. Appunto. Allora, per come sta andando ora, mi aspetto che il prossimo a ottenere un Esper. Infatti che di bello, stiamo giocando Final Fantasy 13, stiamo proseguendo con la storia, pagando il farming. Effettivo è un altro discorso su sto capitolo. Stiamo giocando in multistream, quindi come per Kingdom Hearts, però in questo caso come esperimento abbiamo la cam, cioè la doppia schermata, che se dovesse piacere si manterrà, ma vedremo. Qualche feedback positivo lo stiamo ricevendo in realtà, quindi Richard sarà da valutare. Se riusciremo a farlo volentieri, però se è più un casino, tipo adesso è abbastanza facile. Dovessi diventare un casino o no? Dobbiamo vedere se ci prende, se tipo streamiamo dalla. Con la play. Basta condividere lo schermo. Su quello non è un problema. Comunque stavo dicendo, ora per come stanno andando le cose, penso che il prossimo a ottenere un Esper sarà Vanilla. Ho questo presentino. Cioè non Sazz, non mi aspetto che sia Sazz il prossimo a ricevere un Esper. Io vorrei parlare, ma posso solo dire che se proseguiamo al ritmo di oggi, nella prossima live sarei molto felice. Io? Yes. Perché prendiamo in mano Snow? No. Comunque ci sarà un Esper che mi piacerà un sacco. Vedremo la prossima live. Ti lascio col fiato sul collo. E non ti permettere a guardare la guida. E lì invece dovrei togliere, tipo togliere tutti i giochi perché ci sono tipo sopra i vari giochi dei Final Fantasy. Ma l'hai fatta apposta, poi le dissi. La verità no, vorrei cercare un modo per il fatto che siano prendibili senza che devo smontare tutto un pezzo. Attualmente è meglio così. Ok.
Allora, se tu hai detto questo, vuol dire che il prossimo esper potrebbe essere o Bahamut o Ifrit, uno dei due. Diciamo che dalla prossima live inizieranno a cambiare i gruppi. Ah. Principalmente. Cioè, probabilmente finiamo questa parte con Vanil e Saz, ma poi succederà, noi 20 si cambieranno i gruppi. Sì, furetto, perché qua praticamente il è come se in una campagna tu dividessi all'infinito i personaggi, i player in vari gruppi, e per una certa li mischi un po' in qualche modo. Per eventone grosso che succede, il gruppo si ridivide in altri gruppetti. È la definizione corretta. Certo! Ci sentiamo, ci organizziamo volentieri, ma anche viceversa. Cioè, quando vuoi essere ospite qui da noi e giocare qualcosa, volentieri. Anche perché anche noi da settembre partirà il GDR. Ma come no? Ma sì che ti puoi imbucare, ma ci imbuchiamo, no? Basta che ci scrivi e scrivimi e io chiedo ai ragazzi di questing roll. Però io come ospite da te volentieri. Basta che mi fai sapere poi cosa, quando, dove, perché, e io mi organizzo di risposta. Sì. Comunque Sabino. Sì, le ho viste le grafiche, sono stupende. Ah, se, Furetto e Dungeon si è fatto fare le grafiche col Furetto. Per le sono bellissime. Ero tipo, ah, che belle, col Furetto. Ma chi te l'ha fatta? Che per un attimo ha detto, vabbè, lui sa disegnare, se lo sarà fatto lui. Però sono carinissime. Quindi al disegnator. Perdo 3 di potenza magica per ottenere 3 di potenza fisica e un plus indebolimento. Come fa plus indebolimento? Allora, intanto cambiamo. Ah, tu sei più indietro. Carino. Di me, mi sa. Come? Sei una salvataggio? Con il baule, con è l'arma tenuto, nuova di vaniglia. Ok, ok, l'ho ottenuta. Nuovo senti che tu. Tornando al discorso di prima. Yes. Se effettivamente esce uno dei due esper, allora cambio, perché io, se mai dovesse esserci effettivamente Ifrit, allora andrebbe a Saz, perché Vanil non credo. Cioè Vanil penso proprio, se dovessimo parlare in termini di evocazioni, li vedrei bene addosso tipo Carbuncle o semmai un Ferrir. Ecco. Tu qua fino a che ora puoi stare? Che ora è? Quasi mezzanotte. No, vabbè. Quanto si farà? Una luna, eh? Ok, va bene. No daydreaming now. Se invece ci fosse Bahamut, sinceramente non saprei a chi collegarlo. Esatto, Erika, qua puoi parlare di questa chat però. Qua puoi scrivere. Che cosa? Ha scritto che vorrebbe dire cose, ma non può. Richard non le legge questa chat. Cioè, potrei switchare, ma non. Ma no. Se switchi ti dico a chi va Bahamut, quindi non farlo. A meno che tu non vuoi scherzo. Cioè, in verità ci ho pensato, sarebbe un meme, ma penso che andrebbe a Hope. Perché non penso che uno possa avere un doppio esper. In realtà quello di Hope l'abbiamo già visto, io e te. Cioè, ne abbiamo parlato. Il gioco. Fuori dal gioco, per cazzi nostri. Avevamo fatto una chiacchierata sugli eoni esper in Final Fantasy.
e ti avevo anticipato un eone in particolare. Però se non te lo Alexander. Ricordi. Esatto. Non chiedere il perché, per cosa, per dove, per quando dire perché, ma sì. È l'unico che ti anticipero. Ma ne avevamo già parlato. Ancora più meme. Perché io sto pensando sui personaggi questi. Però se invece si unisce effettivamente al gruppo anche l'altra tipa, o va lei, chi? O per meme che è la tipa che sta ora con Snow. La cosa dici, Bahamut? Bahamut, sì. O se no, ancora più meme, andrebbe Vanilla. Te la immagini, Vanilla tipo ingroppa un Bahamut, che in realtà lei è il cattivo del gioco. Vanilla con Bahamut, esatto. Cioè, non ci penseresti mai, Lottis. Perché tu penseresti a semmai un eone o un comunque un esper un pochino sul supporto, ma, oppure che offensivo, ma che comunque ci sta tipo Ferri. Però effettivamente pensarci che potrebbe avere Bahamut avrebbe un po' di senso, perché dice ok, la ragazzina carina che sembra il support della situazione che è, poi c'ha l'esper più potente in assoluto alle spalle, ok? Potrebbe essere una possibilità in realtà, cioè tu non escludere niente, infatti. Rimani meno come nella vita, tu non escludere niente, ci rimani meno deluso, anche perché Lightning la puoi escludere. Esatto, perché come ho detto non penso che uno possa avere doppio esper. A parte Snow che è un donnaiolo e quindi abbiamo detto la stessa cosa. Sì, è un donnaiolo, cioè non... E quindi c'ha. È tipo il belloccio del gruppo. Anche se in teoria dovrebbe essere uno solo, però sono una coppia. Già. Sai chi mi ricorda Snow? Il personaggio di Perseo della sua campagna. Che gli vanno tutti dietro, però a differenza di Snow, il personaggio di Perseo se le faceva tutte. Pensaci, sei stato anche te quel personaggio di Perseo. Gli ho fatto fare un tiro. Gli è andata bene. E te li ho fatti. Ci hai pure scippati. Oh, e vi ho fatto fare tante scene anche. Eh sì. Vabbè, ma poi l'imbarazzo è andato via. Ragazzi, questo succede quando tra amici, a caso, si passa a fare ruolate sessuali. TDR, con tanto di censura ovviamente, di un mega censurone. Anche perché il nostro amico odia Curry, quindi era proprio bellissimo, avevo un personaggio Curry. Ma solo un personaggio furry umano, che ha una storia con il personaggio furry. Di un altro che però odia i furry. Bene. Vabbè, il mio personaggio aveva solo la coda, le parti divertenti dei furry, dai, coda e orecchie, i classici. Cioè, proprio classico, manco i baffi. Comunque mi fa molto ridere mentre si parla dei furry. La prossima arma di Sazio, io non la posso dire, la devi scoprire. Coincidenze. Ah no, ho pensato a farmi un terapeuta. Un terapeuta occultista. Ah no, vabbè. Saz può attacca con gli attacchi magici, quindi vabbè. Ok, io ho imparato col sabotatore di Vanilla, Sisma. Ok, invece con... Ok, allora, l'occultista ha imparato Fuva. E ricapri bocca, cosa che vorresti dire? Qui puoi parlare. Corretto, ma che one shot hai in mente?
da giocare, cioè che ambientazione, che manuale, cioè io sono curiosa, scusami, cioè arrivano gli inviti, ma è una coppia di procioni. Hai capito? Perché mentre si parla di curry appaiono i procioni. Prolunga crisi tutta la vita, stai scherzando. Fa cacare come arma, ma anche dei difetti. Io comunque anche dei predi, semmai. Io nella mia storia di HP mi rimango fatto flip flip con la bocca di un maledicious. Con Nagini dopo averle restituito la sua umanità. Volevo dire tutti gli abbinamenti di Esp. Che dire? No, vabbè, ma le armi sono belle. Sì. Cioè, no, il nome non ha senso, però. Ma quando la usi mi fa molto orecchiare. Oh, finalmente mi sono tolto quelle armi gialle che erano un pugno in un occhio. Ma un conto to the victor go this morning. Vabbè, gatti a caso, ok, va bene. Uniformi, va bene. Io tra tutte le cose qui e mezzo leggo gatti uniformi, va bene. Vedremo. Magari qualcosa tipo Merito il Pony, visto che ho portato una platinum sul canale. Questo di tanto. Cioè, volessi giocare quindi a Tales of Equestria? Guarda che io l'ho platinato, My Little Pony, e non mi è dispiaciuto. No, non c'entra, ma tu vorresti giocare effettivamente a Tales of Equestria, che è il gioco di ruolo su My Little Pony. Ma sai che non ho sentito parlare benissimo? Lo porta in Need Games. E allora? No, della serie. La casa editrice che l'ha portato qua in Italia, in Need Games. Io comunque vorrei soffermarti al terapeuta di Vanilla. Hai visto che dai in alto? Ci sono andato in alto. Ah, ok. Hai già preso energia? Sì. Vabbè. Ci ho fatto ad arrivarci. È molto spensierato. Furetto, è molto spensierato. Ti do ragione. Però cosa succede a quelle cose spensierate con un master come me che ha la mentalità molto broken? È facile fare avventure con squartamenti coi pony. È molto facile nella mia testa. Ok, siamo nella stessa zona. Vai, vai. Cioè, guarda che figa. Che begli scorci, nonostante sia uno skybox palese. Questo è un cielo fatto bene con tutti gli altri che facevano vomitare. Oh. Quando io guardo che GDR mi è arrivato e guardo anche solo le grafiche, mi sto impazzito. Mi sono impazzito, scusami. Appena posso do un occhio. Guardo la cazzo. It's too late. Is it the Lassie thing? How'd you... You might be a Lassie. But you're still a daddy. You're still a daddy. You're right. Internet insegna questo l'altro. What's his name? Era la parola un pochino sbagliata. Sì, effettivamente era la parola un po' sbagliata. Vanilla, qualcosa da raccontarci? Hai dei gusti un po' giovani. Ciao Dodge, morino. Eccolo. Making a wish, huh? What'd you wish for? Vorrei vivere, padre. Well, you're never happy. You never smile.
Effettivamente qua si vede quanto è un cupido Saz. I wish that you'd cheer up and be like your old self again. Amore, no? How about that? Your wish came true. Yeah. Ma che bello! Okay. La pratica guida della tua casa. Ma Household, ma lo sai che l'ho sempre voluto provare Household? That's my little secret. Sono seria? E quella? Cioè era molto felice di vederle, quindi o è la moglie. Come on, Pops. You really got to keep it together, okay? Eh sì. Let's go. Ok, ora è arrivato il momento in cui noi saremo quelli che controlleremo Saz. Sì, fortunatamente te lo fanno capire abbastanza. Ok, siamo nella seconda parte. Guarda che belli. Gli squamigeri. Nemici praticamente aggressivi e discreti da affrontare solo in due. Ma noi ci proveremo una volta almeno. Ah no, usiamo vanilla ancora. Se controlliamo vanilla, what the fuck? Mi sarei aspettato di controllare il Saz. No, mi potenzio le armi. Guarda, siamo attenti. Aspetta. Finale, retrato. Ok, siamo ancora nella prima parte. Siamo verso una cazzo. Non vedi che. No, infatti, anche Erika suggerisce, non skippiamo, li fanno Expo. Tanto abbiamo di salvataggio qua vicino, capito? Anche perché vanno in crisi abbastanza facilmente. Salvo e poi vado a affrontare. Sì, poi con l'arma nuova effettivamente. Ma non se li prende alle spalle. Ci vanno ancora prima in crisi. Immagina di venirgli la vita senza male. In crisi perdono tutto. Si diventano nudi. Sono nudi in crisi. Keep
provato a avvelenarli sti cosi? Sì, io non mi sono entrato, non me ne è entrato neanche uno. A me è entrato solo, quindi. Vuoi farti notare come diventano deboli una volta? Ah, non sono riuscito a fare entrare solo dell'abbassamento della difesa magica. Cioè non mi entra l'abbassamento della difesa magica. Change is good, Pops. Beh, io vengo abbaffato Vanilla. Ah, ma io ce l'ho abbaffati entrambi. Oh, finalmente avvelenato. Ok, io ho ammazzato uno. Considera che uno solo droppa 160 punti di cristallo. Due sono la morte perché sono lenti, però. Capisci che sono parecchi punti cristallo. No, mi è morto poi. Morto? Sì, mi è morto perché mi ha fatto elettrorespiro su Vanille, che erano tre colpi da 300. Ok, direi di andare sotto prima o sopra. Ma pure tu come masteri, con mappa o senza mappa? Cioè usi roll 20 e cose così, eh? Non ho fatto nessuna cosa che abbia doppio sabotatore, cioè sabotatore forse altro. Ci sta. Dai, Degis, entra. Quindi entra. Porca puttana, mi ha sciolto i soldi. Se dovremmo comprare un po' di codici amici. Ciao! Ciao. Tutto bene a te? Mi piace l'effetto del veleno, guarda come gli scenderà la vita, mamma mia. Bene, dai. Si vede come ti asfalto. Andiamo. Non mi entro neanche io. No! Giovanni. Is it really over? Mi ha fatto anche a me la stessa cosa. Del triplo 20. Fortunatamente ricomincia davanti al nemico attuale. Ah,
Minchia, ma è un toro. Di mezzo tutto. Ok, a me gli è entrato tutto. Let's go. No, ma perché? Ma perché non si è fissato con il retrorespiro? Ma io dico, ma perché? Ma perché su Vanilli? Che gli era entrato tutto. Facciamo una bella cosa, una testa in crema. Torna. It's time to buff. Che si gira all'improvviso su Vanilla con l'elettrorespiro e me lo stecca. Quello che vuoi, ma con le magie entra prima. Quando sei vicino alla crisi può anche sviluppare le magie. Infatti l'ho asfaltato 1007 con il miniera. Ho fatto 5 stelle comunque. 2 minuti in meno della durata. Io sono riuscito finalmente a far entrare veleno e cose. Sono provato a me. È entrato tutto sto giro. Anche perché è una verità che fa anche danno. Vittima, grazie mille per il raid. Ma come va? Buonasera. Cioè, mi stava andando benissimo sto fight. Cosa ha fatto? Elettro respiro su Vanille, me l'ha steccata. Lo so. Shut out. Ti presento. Tutto bene tu? Porto questa qua. Cosa stavate giocando? Non l'ho più visto. Ah, just chatting, mi state chiedendo due chiacchiere riguardo. Tomb Raider 4 The Last Revelation, se non erro. Poi chatting di chiusura, bravi bravi. Beh sì, non è che si possa fare molto altro in chiusura alla fine. Vediamo la nostra ricompensa. Usci. Tutto questo per un pugno di usci.
Questa penso che sia la musica che si sente più spesso comunque in Final Fantasy. A doppio anello di tuono ti fa ottenere anche un 20% in più ai danni tuono che fai. Ah, magari converrebbe metterlo. Buonanotte cara, grazie mille per il saluto, per la compagnia. Bye bye. Anche per noi. Ti permettere. Comunque fortunatamente anche col sabotatore di vanilla comunque gliela aumenti la barra. Non so se l'hai notato. Porca puttana, ma dai, ma con tutte le cazzolità le lettere le respiro. Is it really over? Ma io non ho più rimesso la luce in palazzo. Tutto per il farming. No, non mi hai visto. Io faccio il giro lungo, tia. Che poi in crisi li entrano tutti alla prima. Le debolezze. Sì. Hai visto, no? Sì. Ho una coltre vigilare, no. Non ce la posso. Non ti girare, tu. Ti fai costronzo. Non ti girare, tu. Ma ti fai cazzi, tu. Tu non vedi nulla, perché dovresti vedermi? Girati di spalle. Guarda di muso. Ah! Suca. Ma vaffan. Raga, la tortica di prima mi è sembrata molto più mente. Io non riesco a farne fuori uno. Dai, se non ho preso per il film. Allora, qui là c'è un baule che non posso prendere perché c'è uno di quelli lì. Se ma guarda che ce ne sono altri due, ma fatteli, devi livellare per... Ma non riesco a farne fuori uno! Lo so. È solo rompi palle, entrai in End Error, Richard, entrai in End Error. Ma ho 840 PC da mettere a vanilla, aspetta un attimo. Oh, ma ah, si sì, smetta. Non può di giocarcela un po' meglio. Vai in crisi, cosa mi spari con? Cosa mi spari con? Ti prego! Is it really over? E poi riesce pure a parlare che ti hanno fulminata viva? Allora ce la fai a combattere. Dio, sì. Bello sprint. Proviamo adesso che ho tipo un po' di buff all'estate. Vedi, era quello che mancava effettivamente. Thank you.
coltri, raga, sono rotto, però. Sai che lo vedi quando sta per andare a fare le cuore? Come cammina. Va bene. La cammina che fa, la fa capire. Bastardo. Sono lunghe, cioè un fight lungo appunto contro di lui. Infatti voglio... Oh, grazie, energia finalmente con Vanilla. Dai, rimane l'ultimo. Io mi sto immaginando Erika che se la sta risendo alla grossa. Su te, eh? Anche tu questa impressione. Che Erika te la stia ridendo in questo momento. Ci stiamo succando contro sti codici. Vabbè, ma non sono semplicissime, almeno tu. Quanta vita ha la tua Vanilla? 6,50. Mettilo già o gli da 150 HP, che dici? No! Era praticamente alla fine della vita. Facilmente le debolezze. Non sono così troi da ridere che potrei prendere botte sui miei amici. Ma in realtà fortunatamente è solo per un attacco che mi sono subita. Una volta trovata la strategia, mo di difficoltà ne sono venuto anche meno. Io. Che è da solo, siamo tutti felici. Well, that wasn't scary at all. Quando sono due, lo scopriremo. Se ci sono due, non mi ricordo. Perché
Los Rolls and Friends. In che senso? Chi sa? Che intende? Ah, tu intende solo Optimum? Ah, portoghese, oh mamma mia. We are Italians, oh. Oh. Mi aspetto che doppia potenza o carica tutelare. Sì, prefiero in inglese. Sì, non è un problema. Noto che è molto più oh, sono sopravvissuto. Sì, sì, I understand what did you say about the name role, the role of the names. I can understand the Spanish, not Portuguese, but Spanish, yes. But I don't remember how to talk in Spanish in this moment. Sorry. Io ne conosco tre, Simone. Il problema è ricordarsene tutte e tre. Anzi, quattro. Beh, italiano, inglese, francese e spagnolo. Però mi devo ricordare quelle ultime due lingue perché le parlo molto meno. Sai com'è? Perché ti senti una merda? Yeah, no, Gustavo. I don't talk Portuguese. But I can slightly talk Spanish. English is better because I usually use English for programming because I'm a developer. And to talk, to send email, so it's more easy to me. Simone, il mio sogno è diventare madrelingua in inglese, almeno quello. Strautile. How did you find us? Are you liking talking? This is not my first run in Final Fantasy 13. Is the Dark Richard, Richard von Drake. Dai, lo mando in crisi una seconda volta. Ok. The other person that asked that. Sì, yes. Oh no! Ce l'ho fatta! Him. A 5 stelle anche, non so come. I'm replaying and I enjoy Final Fantasy 13 because it's my first Final Fantasy game. I will play the first. Perché mi è uscito che stai giocando a Final Fantasy 13? Eh? Perché mi è uscita la notifica di Steam che hai avviato Final Fantasy 13? Non lo so, non sono crashata. Quindi non ti saprei dire. Ha perso per un attimo la, la vista Steam. Può essere 13 was your where your second. Ooh. Not for me was my first my second Final Fantasy 8 little bit then Final Fantasy 9 and before 9 I played Final Fantasy 15 not with the ending but mid game. I don't know that much, but I don't think it's a touch of the community. Otherwise in Italian community we don't hate Final Fantasy 13. We have different kind of opinion depends of where you talk
I usually don't hate or don't blame games because I played every game I usually have on my hands. Right way this time. Yeah, the difference is that in with the Final Fantasy Saga you have to play the game with a certain way. Not usually, but if you don't play in that way, you have a certain problem in the mid game and whatsoever. Divina si è dimenticato di fare la lavatrice Ziupera, mi spiace. Vabbè, penso che fare la lavatrice sia una cosa più facile da ricordarsi, quindi. In realtà no, non è vero. A platform, the mini game, no, a King's Tale. The King's Tale was the game about novel. Oh my god. Sorry. The King's Tale. I know that name, but I don't have played it. So perché questo è più forte? What the fuck? Okay. Cioè con Vanilla da quando ho messo l'accessorio su tre. Oh, the DLC? Yeah. Ok, ok. Or the game that another film. The film I have I've seen the film. Because in before playing Final Fantasy 15 actually. Oh, King's Tale was the game with your PG. I don't remember, it's been a while. E sto per avere un crampo. Ah, che odio. And they're playing the game and stopping to start the scene. Oh! You are following a guide about it or you know when the DLC starts. That's a really good idea, actually. Oh, okay. Now, in this time, the game. In this moment, in this time. Okay. Now what are you doing? What are you doing? Oh. And done. Currently, yeah. Non c'era un safe qua. Io quando ho fatto 200. Played all the 13 trilogy. We are going to stream all the Final Fantasy games actually in the order that we decide in the moment, depends of the time of the month that we are going to finish Final Fantasy 13. After Final Fantasy 13, we were playing Final Fantasy 9. Giocheremo 9, no Richard, dopo. Sì. Ok, yeah.
depends of when Richard finishes game, what he decide. E che cazzo ci sarà in quel periodo. Okay. Anche se poi effettivamente abbiamo fatto un gioco dove ero io il maestro. Questo che dove sei te la maestra, in teoria ce ne servirebbe uno dove siamo entrambi blind. Quale? Quali hai te? Ma io boh, quello, c'ho anche quelli più vecchi, se vuoi ancora una Pixel Master. Wow! Pixel Master mi mancano, mentre in caso avrei solo il 3, il 4, anch'io. Quelli vecchi. 1, 2, 3, 4, 4 After Years, 9, 10, 10, 2, 13 Trilogy, Tab 0, Tab 0. Tab 0 ce l'ho. E io sono praticamente blind, cioè ho giocato nulla anche... praticamente. Anch'io sono completamente blind di Tab 0. A posto. Quella merda, va bene. Io sono davanti alla cutscene. Credo. I'm waiting. Type 0, what do you think about it, Gisao? I don't know that if it's a game that we can enjoy or not. About Final Fantasy Type 0. What are you thinking? What are your opinion about Final Fantasy Type Zero? Was the card game, yeah? Oh cacchio, sono davanti. Type Zero is cool, but it's kinda of also empty rep, okay. Hai fatto, Richard? Sì, ho deciso che due non li affronto. Ma... No, non ci riesco. Ma... l'exp... You get bored easily. About Type Zero? Okay. We can think about it. Guarda la differenza di Ripci. I didn't have any links, 13. So you are suggesting to play all the 13 saga, and after that, playing Final Fantasy Type Zero. I don't know Type Zero. So. Ah, perché se non ricordo male nella timeline, diciamo nella timeline. Dovremmo essere. Zero era vicino ai 13. Eh sì. Oh, false DLC? Well, we are. We know that there. That there's another terms we have to. Sì. Oh, yeah, because of the Fabula Nova Crystallis. Like Final Fantasy XV. If I remember right. Sì, ne avevamo parlato del fatto di Fabula Nova Crystallis e Company, se ti ricordi? Fatto che le varie saghe come erano divise e Type Zero effettivamente fa parte. Agito 13, ok. I am lagging. No. Ok, sono dalla cazzi. Ok. You can go. Quanto perfetta.
quasi. Not enough sleep? I guess. No, io la vedo giusta. Not surprising. Se guardo i due schermini miei che ho, è uguale. Le stelle ghiacciate adesso sono ancora molto belle. La babbo, la famosa vasca da babbo. My love, Vaniello. Our love, Domenico Cobo. The combat of fire of type zero is broken. The fire weapon students is very strong. I mean, fire, not thunder. Even I'm kind of worried. But even if we don't know what'll happen, we have to keep our dreams alive. Have something to look forward to. You know? Why? Next stop is Nautilus, City of Dreams. Yep. E il ciocobino ti lasciava, altrimenti, secondo te? Ora siamo soli. Quanto pare. Ah, ok, di là poi ci dobbiamo andare. Dove? No, pensavo che questa qua era, della zona dove stavo andando era opzionale, invece no. Why have to scream? This is not my screen, is the screen, of the stream of Richard Drake, the other streamer that we have, that you can listen. He don't see this chat, so you can talk about spoiler or whatever you want. What's up? But if you go in his chat and spoil the game, I will kill you. Don't blame yourself. You know, you can't control who FLC picks for a focus. My son Dodge. He was picked. Oh. Yeah. Patatino. Sad. He said he wanted to see a foul sea. So, I took him to go on a tour of the Uriday Gorge plant. Thought I'd surprise him with a chocobo chick to take home, but the second I turned my back, into the energy plant he went. Dodge! Oh. Ah? Cioè Vanilla ha curato Dodge, non sapendo chi fosse. Cioè lei ancora ora non sa chi è Dodge. Hey, what's wrong, Dodge? The only Final Fantasy that you hit is Final Fantasy Ultimate Return. But yeah. It's alright. You okay? I can feel it. You're not hurt, are you? What's that? Apparently, those posts Lassie had snuck in and tried to attack the Sanctum of Alcee. It did the only thing it could and made Dodge Lassie to protect it. Then, too? I didn't have played that game, so both. But where Pulse Lassie? Non ho pensato che era potesse essere un falsi di. Chi? Di Sanctum. Ma chi? Soggetti. Quello che vediamo lì fuori, suppongo. È un falsi di Sanctum che ha scelto Dash come ultima zona di difesa.
Quindi ora c'è Zaz che è un C di Pulse e il figlio è un C di Sanctum. Dodge had some way of sensing things from Pulse. He was the one who found the Pulse file C. Ok, la risposta a quell'altra là invece è sicuramente una stronza perché lavora per la per la pula. Something to do with destroying that Pulse file C. Thought I could do it for him and well, you know the rest. If I was right about his focus, he's probably a crystal already. Of course, if he was supposed to take out that thing's Lassie, then either we die, or he's a Seath. Die? Really? Quanto sono svegli, Chocobo? It's a pickle, all right. Bird. The bird says questo no. Qui è. Yeah, I know that ending. I have done in Xbox the perfect ending for Final Fantasy. Let me turn, but I don't know about Final Fantasy X-2. Cioè, Final Fantasy X-2 tu non l'hai finito, o sì? No. Quindi volendo possiamo far quello, eh. Cioè io del 10-2 non mi ricordo neanche l'inizio perché non so neanche effettivamente quante ore l'ho giocato, ma neanche, suppongo. Erika, tu perché consigli di andare avanti? Io in verità volevo fermarmi un po'. Infatti. I almost platinum in Tolkien. I have 98% of the trophies. Congrats! Comunque al bazar dell'armaiolo c'è roba nuova. No, aperti le cose, non c'era niente. Io ce l'ho. Forse non l'avevi aperto prima. Può essere. Sì, perché ho tutte queste armi qua, io ce l'ho già tutte. Just let the treasure under. Yeah. Siamo a metà, eh. Io fino a raggiungere la metà del capitolo quantomeno di via. Siamo alla cosciera, siamo alla fine della prima fine di metà capitolo. Quindi in realtà ci può stare anche perché sai cosa c'è dopo qua. Cosa c'è dopo questo capitolo? You have planned for the 13th show? Yeah, like in return. Without following any guide or I don't know. Sì, comunque non concordo sul fermarci. Per forza. Come ti ho detto, è l'unico modo per no, non voglio farlo contento. Prossima live. Cosa? No, non posso leggere commenti. Spoiler. Erika mi ha scritto. Se vuoi staccare, dimmi te. O vuoi fare contento Richard e arrivare fino al capitolo successivo. Così che già vede. No. Non ci fa. Next. Next live, guys. Ragazzi, vabbè. So. Vi ho visti più attivi. I really enjoy that we are so many people in this channel. Like 6 people for me for Final Fantasy 13 is a very very good number. Because we are on 6, the capital 6. Cioè che siamo al capitolo 6, porca puttana, e siamo 6 spettatori a 0:54. Bellissimo.
Ma ci stai guardando la vasca? Buona che siamo qui. Bravo. Noi intanto cerchiamo di redare. Allora, c'è Lara su The Diamond. C'è Sviggi su Gravity Rush. Oppure c'è The Slayer che fa la prima run di Secret of Monkey Island. Io vedo anche Okami che sta su Pokémon Smeraldo. C'è la Taverna del Noob su Mass Effect. C'è qualcun altro su Final Fantasy 13? Sei pagina di poi io ho... scrittura, immagini che... Ma ti ispiro creatività? Ci siamo noi, ok. C'è gente inglese. Basta. Basta. Portoghesi. E spoiler, in realtà più avanti, quindi no. No. Io direi che andiamo da Lara. No, sta chiudendo. Lara. Sta chiudendo Lara. Andiamo da The Slayer. Andiamo da Slayer, dai. Sì, effettivamente da un po' che non passiamo. We are going to Slayer Digital Art that she is playing The Secret of Monkey Island. If you don't know that game, afuera. Letteralmente. Mi male, secondo me, che non ho giocato Monkey Island. Non si fa. Quindi ragazzi, per questa live è tutto, è stato un vero piacere avervi tenuto compagnia fino alla fine e ci si vede domani con Final Fantasy, se non erro. Final Fantasy. Da me invece con il finale di Pocketto Monster Bianco. Buonanotte, sì, c'è roba apposta Lega. Buonanotte, bye bye. Okay.